Presente. Ok, Andruccioli. Allora non lo vedo. No, non lo Non visto. c'è. Per il momento assente. Gambetti. Presente. Perfetto. Ruggeri. No. Vista. Presente. Bene. E Carlo Conti. Non l'ho visto. Ancora non l'ho visto. Non lo vedo. Per il momento diamo l'assente. Del Bianco. Non si sente. L'ho sentito anche se piano, ma l'ho sentito. Però... Però... Presente. Perfetto. Baldi. Non lo vedo. Per il 37. E Paolo Conti. Presente. Perfetto. Vi raccomando, tenete la telecamera accesa per quanto possibile, per quanto anche le vostre ricariche siano disponibili, perché altrimenti abbiamo difficoltà nel rilevare le vostre presenze. Intanto grazie e buon lavoro. Ok. Benvenuti a tutti, diamo avvio al Consiglio Comunale alle ore 20.05. Non essendoci comunicazioni istituzionali e parlando di bilancio questa sera, si va diretti al sodo e non abbiamo quindi i preliminari di consiglio con le interrogazioni o le domande d'autorità. Quindi passiamo al primo comma all'ordine del giorno, che ricordo a tempi ridotti, visto che siamo online, e quindi 5 minuti per l'intervento principale e 3 per il personale. A titolo SNAM, Rete Gas SPA, opere connesse al rifacimento del metanodotto Ravenna-Chieti, tratto Ravenna-Iesi, nei comuni di Bellari, Gemarina, Cattolica, Coriano, Misandriatico, Morzano di Romagna, Riccione Rimini, San Giovanni, Marignano e Sant'Arcangio di Romagna. Propone anche all'assessore Ermeti Lea. Prego, assessore. Buonasera a tutti, grazie Presidente. Qui parliamo del progetto di SNAM Rete Gas per il rifacimento del metanodotto Ravenna-Iesi, che tocca il nostro territorio comunale solo marginalmente e prevede chiaramente l'aggiornamento sia tecnologico che strutturale di tutta la condotta divisa in due tronchi. Che vanno dal confine di Coriano fino a Via Mestre, quindi nuovo cimitero. Come vi dicevo prima, il contatto con il nostro territorio è davvero marginale e non ci sono vincoli preesistenti perché rimane nella proprietà pubblica, sia per quanto riguarda strade, parcheggi o nella maggior parte nella proprietà della società Autostrade SpA. Quindi vi chiedo un parere favorevole. Grazie. Grazie assessore. Ci sono interventi da parte dei consiglieri? Non essendoci interventi, il sindaco vuole intervenire? Dichiarazione di voto? Non essendoci dichiarazione di voto, pongo in votazione la pratica. Vi ricordo, consiglieri, che questa pratica richiede l'immediata eseguibilità. Quindi il segretario comunale vi chiederà due voti, uno per la pratica e uno per l'immediata eseguibilità. Prego, segretario. Ok, allora, Andruccioli. Astenuto per entrambi. Angelini. Favorevole per entrambi. Bedina. Favorevole per entrambi. Boschetti. Favorevole per entrambi. Conti. Continua a rimanere assente. Del Bianco. Del Bianco. Sì, scusi Presidente, scusi, ho un problema di linea. Astenuto per entrambi. Perfetto. Frisotti. Favorevole, favorevole. Galassi. Favorevole per entrambi. Gambetti. Astenuta, astenuta. Gobbi. Astenuto, astenuto. Imola. Astenuto, astenuto. Maiolino ancora non è Assente. entrata. Perfetto, allora niente. Mussoni. Favorevole, favorevole. Pellegrino.
Favorevole per entrambi. Pullè. Favorevole, favorevole. Ragni. Favorevole, favorevole. Ricci. Favorevole per entrambi. Rosati. Favorevole per entrambi. Ruggeri. Astenuta per entrambi. Testa. Favorevole per entrambi. Tonti. Favorevole, favorevole. Renata Sosi. Favorevole, favorevole. Ubaldi. Rimane la 7. Andi. Favorevole, favorevole. Vescovi. Astenuta, astenuta. Perfetto, con 15 voti favorevoli, nessun contrario e 7 astenuti, la pratica è stata votata favorevolmente e dichiarata immediatamente eseguibile. Passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno, che è a titolo ratifica di giunta a variazione di urgente di bilancio di previsione. Proponente Luigi Santi, assessore. Prego, assessore. Sì, buonasera a tutti. Vicino il microfono, è l'ultima variazione del 2021 che andiamo a discutere questa sera. E abbiamo approvato non molte variazioni durante il 2021, segno che il nostro bilancio redatto entro l'esercizio tutti gli anni è un bilancio comunque veritiero che ha bisogno solo di piccole modifiche a seconda dei fondi che poi entrano. Derivanti da contributi o da altre entrate. In questa variazione investiamo di più in opere, ancora di più in opere pubbliche, dando il via a nuove rigenerazioni urbane e alla riqualificazione di assi commerciali. Investiamo nel turismo e abbiamo visto e stiamo vedendo tutti il bellissimo lavoro che è stato fatto per l'allestimento natalizio in tutta la città, in tutti i quartieri della città. Investiamo nel sociale attraverso un aumento del fondo affitti e per aiutare ancora di più le nostre famiglie che hanno bisogno comunque di un contributo perché si trovano in una situazione di difficoltà anche data dalla pandemia e dalla crisi. Investimenti poi nella sicurezza che sono i primi di una serie di investimenti che poi vedremo nel bilancio di esercizio che vanno incontro alle richieste delle categorie, vanno incontro all'ordine del giorno che le categorie hanno presentato e che abbiamo tutti approvato nel Consiglio Comunale. Investimenti anche nella cultura e nello sport. Accertiamo inoltre incassi per l'imposta di soggiorno molto buoni, segno di grande vivacità da parte del turismo in questa città, nonostante, ripeto, tutte le difficoltà, la pandemia, le limitazioni, le chiusure nei primi mesi del 2021, di quest'anno. Da ultimo, ma non per ultimo, accertiamo un importo molto rilevante per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, che addirittura arriveranno a fine anno a circa 4 milioni di euro, che è una cifra veramente rilevante per questa città, è una delle cifre più consistenti degli ultimi anni, segno di un grande fermento, di un grande sviluppo, di una grande fiducia da parte dei privati che vogliono riqualificare, vogliono investire e che danno grande impulso economico a questa città. Segnale, ripeto, di una vivacità non comune, perché guardando anche città limitrofe, dati di bilancio di città limitrofe, non si incontrano dei dati così, delle cifre così significative a bilancio. Quindi un segnale molto rilevante di vivacità che fa bene la città e che porterà oneri di urbanizzazione che verranno investiti nelle opere pubbliche importanti e necessarie per rendere la cartolina di Riccione sempre più bella e sempre più fruibile e apprezzata da cittadini e da turisti. Vi chiedo un voto favorevole, grazie. Perfetto, grazie assessore. Ora consiglieri, chi vuole intervenire su questa pratica? Consigliere Frisotti, prego, è l'intervento principale, consigliere? Sì, Presidente, grazie, è l'intervento principale. Anche prego, quest'anno. 5 minuti. Grazie. Anche quest'anno manteniamo l'abitudine virtuosa di chiudere il bilancio con quest'ultima variazione entro il 31-12. Voglio fare una breve premessa. Gli incontri che abbiamo avuto in occasione di quest'ultima prima commissione, vista la complessità e l'importanza dell'argomento,
sono stati distinti in tre diverse sedute. Prima la presentazione delle pratiche, poi le domande relative ai capitoli di spesa, infine la discussione e la votazione. Questo secondo me ha dato un risultato di metodo, di chiarezza di visione, di applicazione del nostro programma di governo ed è l'espressione della volontà del nostro sindaco, che ringrazio, di essere chiari, analitici, di fare squadra. Il mio ringraziamento va alla sinergia di tutti, l'assessore al bilancio Santi, la dottoressa Farinelli, i dirigenti degli uffici a cui i capitoli di spesa fanno capo, gli operatori degli uffici. Chiudere il bilancio entro l'anno è ancora più importante oggi, nel momento ormai lungo di emergenza nazionale che stiamo vivendo. Per cui dico grazie a nome della lista Tosi e personalmente a tutti, al lavoro di squadra. Grazie anche a noi consiglieri che possiamo dire sì convintamente, come sempre abbiamo fatto fin dall'inizio. Anche quando dalla minoranza eravamo apostrofati come inconsapevoli o come yes men, un modo non troppo corretto che nel gioco politico delle parti, pur non appartenendoci, ci sta, ma che a mio personalissimo parere spesse volte è stato usato al limite dell'aderenza all'argomento di cui si trattava e con un'intenzione intimidatoria. Ma le polemiche non mi riguardano, non ci appartengono, se non quando servono a ricordare che chi strumentalizza gli argomenti, che l'amministrazione è l'amministrazione di tutti, di tutta la città, senza la solita distinzione noi-voi che la minoranza usa. E ho sentito di fare questa premessa soprattutto perché questo risultato che andiamo ad approvare rappresenta completamente il pensiero civico della lista a cui appartengo e mio personale. E vengo al mio intervento. Si parla di bilancio, quindi si parla di numeri. L'elenco che dovrei comunque fare sarebbe molto lungo, ma voglio solo citare le coperture economiche che mi sono rimaste più impresse, più civicamente impresse. Nel bilancio con quest'ultima variazione ci sono i soldi, i fondi, le risorse, i danari, per meglio intenderci anche con coloro che ci seguono da casa, per i viali Tagliamento, fino alle Ligure, San Martino e per il quartiere Spontricciolo, che sono lavori partiti tutti insieme i primi giorni di dicembre. Siamo costretti a pagare oltre 110.000 euro per una sentenza sfavorevole dovuta agli espropri in via Aosta e in via Pullè, accertati in modo non congruo nelle amministrazioni precedenti e dal dirigente dei lavori pubblici di allora. Integriamo l'imposta di soggiorno per altri 184.000 euro, visti i dati molto positivi delle presenze nel 2021. Accertiamo maggiori entrate per riscossioni di imposte, di affitti, per violazioni di norme e regolamenti, il tutto per oltre 600.000 euro. Ci sono maggiori dividendi delle società partecipate e più oneri di urbanizzazione che arriveranno nel 2021 a superare le previsioni di bilancio, segnale di un'economia privata molto attiva, come diceva l'assessore Avicioni. Integriamo le voci legate al turismo, alla cultura, allo sport, con eventi e grandi mostre internazionali, per cui interverremo già da questa variazione, finanziando nuove infrastrutture ed allestimenti. Investiamo fin da ora maggiormente in sicurezza, in mezzi, in attrezzature e servizi della Polizia Municipale, come richiesto anche dalle categorie cittadine, nel Consiglio Comunale aperto che c'è stato. Eroghiamo altri 66.000 euro per soddisfare le domande del bando affitti scaduto nei mesi precedenti, che ha visto molti cittadini privi di bonus a causa degli scarsi fondi messi a disposizione dalla Regione. Concediamo ad ERA 330.000 euro per la raccolta rifiuti, 330.000 euro dovuti ad aumenti di tariffa da parte del gestore, e lo facciamo senza chiedere nulla ai cittadini e alle imprese riccionesi, che vedranno la TARI scontata in maniera consistente rispetto agli anni pre-pandemia, grazie soprattutto alla buona gestione del bilancio comunale. Investiamo in arredi per scuole e servizi sociali. Ci sono oltre 76.000 euro per interventi manutentivi negli impianti sportivi. Bene. Nel concludere voglio cogliere l'occasione di questo mio intervento in consiglio per augurare di trascorrere un felice Natale a Riccione, una città viva e piena di iniziative, una Riccione ricca di fascino e di interesse per tutti. Dimenticando le grandi difficoltà dell'anno scorso nello stesso periodo,
nel rispetto delle precauzioni imposte dal controllo di questa pandemia, non con l'auspicio ma con la sicurezza che osservare le regole non ci impedirà di mostrare ai legami affettivi più vicini i nostri più profondi sentimenti. Buon Natale a tutti, grazie. Grazie consigliere Frisotti, grazie mille. Ci sono altri interventi sull'operazione di bilancio? Anche là, Laura, ci sono tutti. Sì, da là ho visto la Lauretta. Mi sembra che siamo aperti. Ci sono altri interventi, consiglieri? Se non ci sono altri interventi, lascio la parola al sindaco. Sindaco, vuole replicare? Dichiarazione di voto. Consiglieri, ci sono interventi su questo variazione di bilancio? Ci sono delle dichiarazioni di voto? Consigliere Andruzzo, vi prego, 2 minuti. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Brevemente, come Partito Democratico il nostro voto sarà contrario perché continuiamo a contestare le scelte di spesa strategiche di questa amministrazione e vorrei sottolineare che anche in quest'ultima variazione di bilancio, nonostante prendiamo atto dei cospicui interventi che vengono dalla Regione e dallo Stato, noi come amministrazione comunale lasciamo gli spiccioli di denari che provengono propri dall'ente. Potremmo fare molto di più, ma questa amministrazione è impegnata da ormai ben 5 anni a spendere molto della spesa corrente in allestimenti, eventi e tante cose che potrebbero essere fatte con più parsimonia, avendo lo stesso risultato, e lasciamo invece gli spiccioli sui settori che sono invece importanti per i cittadini più in difficoltà. Non basta aggiungere pochi euro ai finanziamenti che vengono dall'esterno per, come dire, assumersi la paternità di scelte che non appartengono in realtà a questa amministrazione. Grazie. Grazie consigliere Andruzzoli. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Non essendoci altre dichiarazioni di voto, pongo in votazione la variazione di bilancio. Anche essa il segretario comunale vi darà il doppio voto perché c'è l'immediata eseguibilità. Quindi di nuovo consiglieri potete votare. Allora, Andruzzoli? Contrario per entrambe. Angelini? Favorevole per entrambi. Vedina? Favorevole per entrambi. Boschetti? Favorevole per entrambe. Allora, Carlo Conti continua a rimanere assente. Del Bianco? Contrario per entrambi. Frisotti? Favorevole, favorevole. Galassi? Favorevole per entrambi. Gambetti? Contraria, contraria. Gobbi? Contrario, contrario. Imola? Contrario, contrario. Maiolino? Favorevole per entrambi. Mussoni? Favorevole, favorevole. Pellegrino? Favorevole, favorevole. Pullè? Favorevole, favorevole. Ragni? Favorevole, favorevole. Ricci? Favorevole, favorevole. Rosati? Favorevole per entrambi. Ruggeri? Contraria, contraria. Testa? Favorevole per entrambi. Tonti? Aspetta. Ha detto favorevole. No, Tonti per favore potrebbe... Ok. No. Doppio sì, ok. Okay. Perfetto. E Renata Tosi? Favorevole, favorevole. Ubaldi continua a rimanere assente. E Bandi? Favorevole, favorevole. Vescovi? Contraria per entrambe. Benissimo, quindi con 16 voti favorevoli,
7 contrari e nessuno astenuto, la variazione di bilancio è stata votata favorevolmente e dichiarata immediatamente eseguibile. Ora passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno. Prossimo punto all'ordine del giorno che è approvazione del programma triennale lavori pubblici 2022-2024, elenco dei lavori annuali 2022, proponente l'assessore Ermetti. Assessore, prego, 10 minuti. Grazie di nuovo, Presidente. Prima di passare ad esporre tutte le opere che sono presenti nel triennale 2022-2024, volevo un attimino soffermarmi su tutte quelle opere che orgogliosamente io e tutta la Giunta, maggioranza e il Sindaco non sono più presenti nell'attuale triennale 2022-2024, ma presenti nelle annualità e quindi nei triennali precedenti, perché opere già fatte, già terminate o d'opere in corso e quindi tutte finanziate. E questo lo voglio sottolineare, come ripeto, con grande orgoglio, perché significa che i triennali di questa amministrazione non sono dei libri dei sogni, ma sono dei documenti importanti, dei documenti di rispetto, di responsabilità verso la città di Riccione e tutti i cittadini. Quindi, come dicevo prima, ne dico alcuni che sono prima di tutte le scuole, ricordo la scuola elementare di Paese, che è stata già terminata, la scuola e la palestra di via Alghero, già terminata, ora le opere in corso, abbiamo la palestra di via Ionio, la scuola panoramica, la scuola e la palestra di via Capri, che vede l'ampliamento della scuola con la realizzazione di 10 aule nuove, di una palestra, di mensa e di servizi, la scuola Catullo, luoghi per noi fondamentali per la crescita culturale e sociale dei nostri ragazzi, che meritano di vivere le ore scolastiche e la maggior parte della loro giornata in strutture sicure dal punto di vista sismico, belle dal punto di vista architettonico e con grandi risorse di ecosostenibilità. Continuo con le aree verdi, ricordo il parco di Liulietani, un nuovo polmone verde di collegamento dalla zona monte alla zona mare. Il parco Cicchetti, col quale è stato realizzato attraverso una manifestazione di interesse, che è diventato anch'esso un vero polmone all'interno del tessuto urbano, sfruttato e utilizzato da tantissimi cittadini riccionesi, ma anche da tanti turisti. Ricordo poi il Museo del Territorio, del quale sapete abbiamo già posato la prima pietra, che si trova nella zona del Parco degli Olivetani, e il Teatro Tondelli in Viale Ceccarini, del quale anch'esso vede i lavori in corso. Poi ricordo i due stralci del Lungomare Gotte, il Viale Tasso, un viale commerciale di continuità col Viale Dante, i due stralci del sottopasso Ceccarini. Non dimentichiamo poi le piste ciclabili, la pista ciclabile di via Veneto, la pista ciclabile di via Verazzano con la realizzazione della rotonda. E quindi voglio soffermare un attimo per dire quanto per noi sia importante la realizzazione di piste ciclabili, di messa in sicurezza di tutta la città con modalità nuove, per cercare di dare sempre più impulso ai nostri cittadini e ai nostri turisti all'utilizzo della mobilità lenta. E come vedremo anche in tutti i quartieri che abbiamo fatto, che abbiamo progettato e realizzato, c'è sempre la presenza di una pista ciclabile e deve essere un vero impulso per la cittadinanza all'utilizzo della bicicletta in sicurezza. Ricordo per quanto riguarda sempre la viabilità e quindi l'implementazione di piste ciclabili, ricordo la riqualificazione del quartiere del centro studi, la riqualificazione di Viale Finale Ligure, che è uscito da questo triennale perché sono già iniziati i lavori, lo sfondamento del 19 ottobre che si collega alla rotonda de Verazzano e la pista ciclabile che vi dicevo prima. Quindi è proprio da qui che voglio cominciare ad elencare e ad esporre i lavori presenti nel triennale 2022-2023, partendo proprio dai quartieri. Dai quartieri che vanno a vedere una rigenerazione completa della città, e non parliamo quindi solo di manutenzioni stradali o di marciapiedi, che come sapete noi continuiamo a fare con 1,7 milioni di contratto che abbiamo con GEA.
ma si tratta di veri e propri progetti che vanno a vedere una rigenerazione a 360 gradi di un quartiere completo, partendo prima di tutto da tutti i sottoservizi, e quindi dalle fognature, dagli acquedotti, dalla parte del gas, da tutta l'illuminazione, e quindi il rifacimento di tutto il manto stradale, la riqualificazione e la messa in sicurezza, e chiaramente l'abbattimento di tutte le barriere architettoniche con nuovi marciapiedi, con nuova illuminazione, con progetti di verde. Quindi quartieri che vanno a vedere veramente una nuova luce, e spesso con l'inserimento di piste ciclabili. A tal proposito, ricordo, collegata al finale Ligure, avremo anche la riqualificazione di via Bologna e di piazza 20 Settembre, di viale Corte Maggiore e via Lungorio. Come dicevo prima, anche qui sarà inserita una pista ciclabile longitudinale, quindi che attraversa tutte le strade, fino ad arrivare a piazza 20 Settembre per risalire e arrivare poi al Parco della Resistenza e al raggiungimento di tutti gli impianti sportivi. Quindi una pista ciclabile e dei marciapiedi che potranno essere utilizzati, come dicevo prima, non solo dai nostri giovani che avranno la possibilità di raggiungere tutti gli impianti sportivi in sicurezza, ma anche dagli stessi turisti e da tutte quelle società sportive che oggi vivono i nostri impianti sportivi. Passo poi alla riqualificazione integrale del quartiere di Spontricciolo, che come saprete anche qui sono già iniziati i lavori e proseguiranno nel 2022. La riqualificazione del quartiere Riccione 2, per passare poi a ricordarvi i viali commerciali, perché sulla stessa scia del viale Tasso, che è stata una riqualificazione importante, che ha permesso anche a molte attività di rigenerarsi e quindi di rivitalizzare completamente il viale, ricordo Viale Verdi, del quale inizieranno i lavori anche questo con l'inizio dell'anno 2022. La riqualificazione di via San Martino, e qui sono già iniziati i lavori per quanto riguarda il verde. La riqualificazione di piazza Unità, con grande attenzione al parcheggio e alla presenza del mercato. Poi ricordo l'ultima parte del sottopasso Ceccarini, che rappresenta l'apertura alla nuova rigenerazione di Viale Ceccarini e Dante, e quindi del quadrilatero Ceccarini, del quale sta proseguendo il progetto, e proprio i primi dell'anno abbiamo già un appuntamento con l'architetto Boeri, che sta lavorando per questa importante riqualificazione. Passo poi alla riqualificazione del Porto Canale. Ricorderete tutti che c'è stata la presentazione del master plan. Il master plan era stato diviso in ambiti, questo per permetterci di iniziare i lavori in diversi stralci, e prima di tutto il master plan per fare in modo che una rigenerazione così importante potesse essere di ricucitura in tutto il territorio, e quindi con uno studio della viabilità, con uno studio del parcheggio e con uno studio appunto anche del verde. Come vi dicevo, è stato diviso in diversi ambiti, quindi in diversi stralci. Abbiamo prima la riqualificazione del Porto Canale da via dei Mille a Viale D'Annunzio. Gli altri ambiti sono invece dal Ponte Romano a Via dei Mille, e invece la riqualificazione del Porto Canale da Viale D'Annunzio a Mare, e quindi le due darsene. Per quanto riguarda poi invece le opere relative allo sport, come vi dicevo prima, tutte le palestre sono già in corso d'opera, una l'abbiamo già realizzata, e queste palestre sono di fondamentale importanza non solo per i nostri studenti, ma lo saranno anche per le società esterne, che ne potranno usufruire non solo nel mese estivo, ma anche nelle giornate dove non ci saranno appunto gli studenti. Quindi per quanto riguarda, ripeto, le opere relative allo sport, ricordo il rifacimento del manto stradale del campo da gioco dello stadio comunale e della pista di atletica, la realizzazione di uno skate park per le attività rollistiche. In questo caso il progetto è già in corso d'opera e a breve lo visioneremo. È stato affidato a dei progettisti specializzati in queste tipologie di strutture. Poi la realizzazione di un nuovo centro sportivo polivalente, sito nell'attuale area di vita ai campi di calcetto nella zona Marano, attraverso un project financing. In questo caso sono state presentate delle manifestazioni di interesse, che in questo momento sono al vaglio degli uffici di urbanistica, degli uffici al bilancio,
e una volta riconosciuto chiaramente l'interesse pubblico delle proposte uscirà il bando. Poi abbiamo la rigenerazione del parco Ugo La Malfa ed è inserito appunto nelle opere sportive, perché oltre ad un'implementazione di verde, quindi un grande lavoro, un nuovo polmone verde sul mare a fianco al parcheggio di Aldo Moro, all'interno del parco sarà inserita anche una ampissima area giochi e delle attrezzature sportive all'aperto, quindi fitness all'aperto. Poi ricordo i due sentieri storico-naturalistici del Rio Melo e del Rio Marano, dei quali anch'essi hanno già il progetto. Infine, due opere molto importanti che voglio ricordare, che sono la riqualificazione del mattatoio per una nuova destinazione sociale denominata Incontra, per la quale abbiamo già partecipato ad un bando nell'ambito delle risorse del PNRR. Infine, il restauro e il risanamento conservativo dell'ex colonia reggiana, per la quale stiamo in questo caso terminando le schede per partecipare, come vi dicevo prima, al PNRR. Anche qui abbiamo già il progetto, che è stato redatto dall'architetto Pier Vittorio Morri, un progetto che è stato seguito di pari passo insieme alla sovrintendenza, perché come saprete la colonia reggiana è un bene vincolato, quindi l'architetto Morri, che si occupa proprio di restauro conservativo, ha lavorato a fianco appunto alla sovrintendenza per fare in modo di arrivare ad un progetto assolutamente realizzabile, e anche in questo caso con un indirizzo sportivo. Voglio terminare con i ringraziamenti, prima di tutto al sindaco, a tutta la giunta e alla maggioranza, perché per raggiungere questi risultati necessita un grande lavoro, ma specialmente un lavoro di squadra e di coesione. E quindi li ringrazio, e ringrazio poi infine anche il dirigente, chiaramente l'ingegner Michele Bonito. E per ultimo, ma non per ultimo, io voglio dire un grazie enorme a tutti i tecnici presenti negli uffici, sia nel settore dei lavori pubblici, sia nel settore dell'ambiente. E dei tecnici e dei ragazzi che hanno lavorato sempre con grande costanza, con grande serietà e con grande responsabilità. E nonostante questi due anni difficili per tutti, non solo dal punto di vista sanitario, ma anche dal punto di vista lavorativo, perché non è stato sempre facile riuscire a seguire i lavori, non è stato facile partire con i lavori, ma loro insieme a noi non hanno mai mollato un millimetro. Quindi io di nuovo ringrazio a tutti per questi grandi risultati e auguro a tutti voi un buon Natale. Grazie. Grazie Assessore. Prima non avevo dichiarato, ma su questa pratica abbiamo convenuto di raddoppiare i tempi, quindi i tempi canonici non sono più quelli di 5 e dei 3 minuti, ma saranno 10 minuti l'intervento principale e 5 minuti l'intervento personale. Detto questo, consiglieri, a voi l'intervento. Chi è interessato a intervenire? Prego, consiglieri. Consigliere Angelini, l'intervento principale? Sì, grazie Presidente. 10 minuti, prego. Buonasera a tutti. Netflix, stasera voglio parlare di serie TV. L'episodio pilota si riferisce in genere al primo episodio in assoluto di una serie che appunto pilota, ossia guida tutti gli altri. Bene, 5 anni fa, ricordiamo tutti Via Malta? Via Malta fu il nostro incipit, il nostro inizio, il nostro episodio pilota, appunto. Agli inizi ci fu sì qualche lieve mugugno da parte dei residenti, poi tutti stracontenti. Ora, basta sostituire alla parola episodio la parola lavori pubblici ed ecco che scaturisce una serie non più televisiva ma fattiva, reale, come quella che ci accingiamo ad approvare questa sera, ossia il triennale dei lavori pubblici con un elenco di ben 42, ripeto, 42 opere in cantiere.
a cui si aggiunge un'altra lista consueta di altre opere, come meticolosamente ed orgogliosamente già esposte nel dettaglio dall'assessore Le Ermeti, opere uscite dal triennale in quanto già realizzate o in corso di realizzazione. Ora, sempre come per le serie TV, il paragone mi piace, questa è la quinta stagione nostra, ossia il quinto sempre ricco elenco di lavori pubblici messo in cantiere grazie a questa maggioranza. A testimonianza di questo nostro continuo ed incessante lavoro di miglioramento ed ammodernamento della nostra città, mi preme ringraziare tutti quegli imprenditori che con capitali ingenti continuano ad investire su una Riccione sempre più ammagliante, fascinosa, seducente, perché in questa città ci credono pienamente. Grazie all'attuale amministrazione attenta alle loro esigenze, così come a quelle dei cittadini. Un'amministrazione questa, l'attuale, la nostra, di cui tutti sanno di poter fidarsi e di cui si fida. Il nostro auditel, ossia il nostro gradimento pubblico, è dato anche dalle manifestazioni di interesse in essere, delle quali siamo stati e continuiamo ad essere anche in questo caso un comune pilota, un comune guida. Manifestazioni di interesse, solo per citarne alcune, dalle bollicine alle conchiglie, alla Caris, alle terme. Poi i campeggi approvati all'unanimità nello scorso Consiglio Comunale, a dimostrazione che quando un operato è valido non ha e non deve avere pregiudizi politici. Questi imprenditori hanno scelto Riccione, Riccione non altrove. Però a questo punto un paragone, mi si permetta, con Rimini è doveroso. A Rimini erano state presentate 62 manifestazioni di interesse, per un totale di 238.000 metri quadrati di nuove superfici. Non so perché mi torna in mente in negativo il neologismo riminizzare. Superfici delle quali solo 38.000 circa riguardavano strutture produttive e ricettive. In soldoni, invece, circa 200.000 metri quadrati di nuovo residenziale e commerciale. Il tutto completamente in antitesi con la legge regionale del 2017 che richiede consumo di territorio zero. Ho utilizzato il verbo essere al tempo imperfetto, erano, perché a Rimini queste manifestazioni sono state tutte azzerate e rinviate ad un successivo PUG tra qualche anno. A Riccione invece no. Noi siamo stati seri e ben organizzati e concentrati sul da farsi, da subito. E i risultati si vedono, sono questi. E qui mi associo agli ringraziamenti dell'assessore Ermeti. Tutto questo grazie al costante, certosino e appassionato lavoro degli impiegati, tutti e dei dirigenti dei nostri uffici, dai lavori pubblici all'ambiente, all'urbanistica, all'edilizia privata, ai quali va il nostro ringraziamento sia come amministrazione che come cittadini, dei quali noi consiglieri siamo umili portavoce. Grazie dell'attenzione. Grazie consigliere Angelini. Ci sono altri interventi, consiglieri? Consigliere Tonti, si è però dato lei, mi sembra. Consigliere Tonti? Sì, si sente? Sì, consigliere, è l'intervento principale? No, è intervento personale. Prego, 5 minuti, consigliere. Sì, io per carità, a Natale siamo tutti più buoni e quindi cerchiamo di smorzare anche gli attriti che possono essere
nati nell'arco di alcuni periodi. Anche io mi aggrego ai complimenti fatti all'assessore Lea Ermeti, perché ha fatto un buon lavoro. Effettivamente c'è stato l'impegno di una persona che con professionalità ha cercato di mettere al primo posto il bene comune, e questo gliene rende merito. Però volevo, al di là degli elenchi delle opere fatte, che certamente non disprezzo, perché quello che viene in più tanto meglio, vorrei porre l'attenzione sui due progetti che francamente a me stavano molto a cuore, e sono il master plan del porto e il master plan del quadrilatero di Viale Ciccarini. Siamo in alto mare. È inutile che vogliamo spezzettare, per esempio, le opere del porto segmentando in 7 settori, dove sappiamo benissimo che ogni settore deve essere collegato uno interposto all'altro, perché non si può fare un intervento in un settore senza pensare a quello che succederà nei settori successivi. Quindi le favole stanno a zero. Questi due progetti, che erano forse la piramide di Cheope per Riccione, non sono stati realizzati. In questa legislatura non sono stati realizzati. E mi dispiace anche un'altra cosa, che in questi due progetti, dove si coinvolge tutta una cittadinanza, tutte le attività di interi quartieri, non sia stato coinvolto anche la parte che di minoranza. Perché questi progetti, i grandi progetti, che io ho sempre demonizzato il fatto che il Partito Democratico o i partiti precedenti con i nomi vari che si sono succeduti non avesse mai coinvolto le minoranze, e questo è successo anche a noi, e questo mi dispiace perché un dopo di noi potrebbe essere anche diverso, e quindi non coinvolgere le minoranze in progetti che possono cambiare totalmente la città da qui a 30 anni, 30, 40, 50 anni, mi dispiace. E quindi questo non coinvolgimento delle minoranze fa sì che rischiamo che i progetti, i master plan e le idee che sono venute fuori in questo ultimo periodo, poi dopo, per rivalsa, che ci può anche stare, vengano messe in un cestino con soldi pubblici buttati letteralmente via, cosa che non ci possiamo permettere in questo periodo. Questo è un primo punto. Un secondo punto, volevo dire un'ultima cosa rispetto alla scuola di Via Catullo, perché da ex professionista io capisco la fretta dell'azienda, della banca, nel voler concludere la scuola in breve tempo, ma passando davanti e vedendo quei legni che si impregnano di umidità, non considerando che invece avrebbero dovuto utilizzare dei legni
pretrattati in autoclave, tanto per intendersi quelli di colore verde, e la lei Ermeti penso che comprenda che tipo di legni io a cui mi riferisco, rischiamo che quando andranno a intonacare, a chiudere quelle pareti, ci ritroveremo per 20 anni l'umidità in quella scuola, perché i legni si impregnano di umidità, siamo pieni di umidità, siamo in inverno. E quindi questo piccolo suggerimento che voglio dare all'assessore Meti è quello eventualmente di prendersi cura di questo punto che ho voluto mettere in evidenza e vedere di porre rimedio. Grazie. Grazie consigliere. Ci sono altri interventi, consiglieri? Consigliere Vescovi, è l'intervento principale? Sì, presidente, grazie. Prego, 10 minuti. Sì, allora io intanto mi sento di inviare un ringraziamento all'assessore Ermeti, perché con una precisione puntuale, maniacale, doviziosa, tipica di una studentessa che sa di dover affrontare una prova molto dura d'esame, ha preparato il suo intervento di questa sera e ha per questo anche molto lavorato negli ultimi mesi. Questo è indiscutibile, è sotto gli occhi di tutti. E chi è al servizio della politica, se lo fa con la passione che ci ha messo l'assessore Ermeti, secondo me va comunque sempre valorizzato. Questo perché la politica richiede anche un dovere di obiettività e di rispetto nei confronti del lavoro delle persone. Questa è una premessa che però non mi esime dal fatto di rilevare che, malgrado questo grandissimo impegno, un po' come succede quando alla scuola elementare la maestra dice è uno studente che si applica molto ma la resa purtroppo non c'è, occorre anche rilevare che a distanza di 5 anni dall'insediamento di questa giunta e di ormai 8 anni dall'insediamento del sindaco Tosi, come ho visto girare anche in un post molto interessante e anche molto diretto su Facebook, una giunta dovrebbe fare l'elenco delle opere fatte, non l'elenco delle opere da fare. Ed è questo il voto insufficiente che mi sento di dare al lavoro che è stato fatto in questi anni, non all'assessore Ermeti in particolare, di cui apprezzo l'impegno e anche la serietà, ma al risultato finale. Il risultato finale è che si è lasciata la città da ormai 8 anni in alcune situazioni di totale abbandono e degrado, senza la benché minima anche prospettiva di riqualificazione. Ora siamo in campagna elettorale, siamo tutti grandi, siamo tutti abbastanza scaltri ed è facile capire che c'è oggettivamente un interesse di raccolta di consenso a piene mani, quasi come se, e questo sarebbe un grande torto rivolto ai riccionesi, ci fosse stata una tempistica quasi calcolata, quella di arrivare così a ridosso della campagna elettorale con le poche inaugurazioni che si riusciranno a fare di qui a maggio, ma il lunghissimo elenco delle opere, delle 42 opere che ci ha fatto l'assessore Ermeti. Ma in questi 7 anni, colleghi consiglieri comunali, quante sono le denunce che sono arrivate alla città di Riccione per danni procurati alle persone dall'incuria, dal degrado, della manutenzione ordinaria? Non stiamo parlando dei grandi progetti di master plan, stiamo parlando delle manutenzioni ordinarie. E sono passati 7 anni e io personalmente ho vissuto una situazione personale vergognosa, e uso questo termine perché non ne posso usare altri, spingendo mio fratello che pesava 100 kg sulla sedia a rotelle per portarlo all'ospedale di Riccione, non a fare shopping, all'ospedale, con il viale Frosinone in uno stato indecente, vergognoso, peraltro alla porta di uscita dell'autostrada di Riccione. E in tutti questi anni, mentre voi eravate lì probabilmente a calcolare quale sarebbe stato il momento giusto per fare il fuoco d'artificio, e cioè la campagna elettorale, i riccionesi sono caduti per le strade e hanno visto un viale Ceccarini ricoperto dai tappeti, ma molto più somigliante ad una montagna russa che non al viale principale della nostra città. Questa è una responsabilità dalla quale non vi potete assolutamente esimere,
perché è sotto gli occhi di tutti. Dopodiché, di quell'elenco delle 42 opere, chi vi succederà al governo della città? Probabilmente ne terrà anche una grande e buonissima parte, come giusto che sia, perché sono opere urgenti, improrogabili e necessarie, che riguardano nella stragrande maggioranza dei casi una manutenzione ordinaria e straordinaria che avrebbe già dovuto essere fatta. Penso anche semplicemente al rifacimento dei manti nell'impianto sportivo comunale o alla palestra di Viale Forlimpopoli. Non voglio mettere troppo l'accento sulle grandi opere di rigenerazione urbana, perché quelle hanno bisogno di un pensiero, lo ha detto anche il consigliere Tonti correttamente, di un pensiero approfondito, condiviso, elaborato, e probabilmente quelle richiedono certamente più tempo del rifacimento della palestra di via Forlimpopoli, per cui magari sarebbe bastato dopo 7 anni avervi visto arrivare con una visione di rigenerazione urbana del quadrilatero principale del centro e del porto di Riccione. Non abbiamo niente, abbiamo degli schizzi su carta, adesso una visione molto lungimirante dell'architetto Boeri, che è però oggi ancora solo una filosofia, niente di più che una filosofia, peraltro una filosofia che io personalmente sposo anche, ma dalla filosofia passare ai fatti ci vorranno ancora anni, e quindi l'altra, seconda, non meno importante responsabilità che vi assumete è non solo aver lasciato i cittadini con una città in una condizione disastrata, ma anche aver fatto perdere a questa città 8 anni di tempo sugli interventi che sarebbero stati assolutamente urgenti e prioritari, cioè la riqualificazione del nostro centro cittadino, della parte di pregio della nostra città. Questo mi sento di dirlo. Se poi a questo ci aggiungiamo anche che per fare questo elenco di 42 opere, nelle quali c'è un solo progetto presentato sul PNRR e siamo il fanalino di coda in tutta la provincia di Rimini da questo punto di vista, e tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria hanno reso necessario vendere le partecipazioni di proprietà del Comune di Riccione, rompere il salvadanaio, ce lo siamo detti più volte in questo contesto, onestamente il voto che si assegna al lavoro di questi 5 anni non può essere un voto sufficiente, malgrado la buonissima volontà dell'assessore Ermetti. Perché avete speso una quantità di milioni in spesa corrente che nessuno mai prima di voi si era permesso di spendere in questa città, per due ragioni molto semplici. Un po' per rispetto dei riccionesi che pagano le tasse, ma anche perché io vorrei ricordare che su quelle spese di parte corrente, poi ci torneremo anche dopo, se qualcuno prima di voi non si fosse assunto la responsabilità di introdurre l'imposta di soggiorno, voi avreste fatto la metà degli eventi che avete fatto. La metà, forse nemmeno quella. Allora, se la politica chiama responsabilità, e la responsabilità chiama anche scelte a volte apparentemente o in modo nel presente impopolari, quella è la politica sana che fa bene alla città. La politica invece della raccolta del consenso facile e degli asfalti elettorali non fanno bene alla città, nella misura in cui avete lasciato i quartieri per 7 anni abbandonati e li venite a cantierare con i soldi delle partecipazioni di ERA veicolate e redistribuite da GEAT, svuotando GEAT a 4-5 mesi dalle elezioni. Questo è inaccettabile, è un punto di vista politico che vi chiediamo di rispettare, come noi tante volte rispettiamo quello vostro, senza alcun tipo di intimidazione, riferendomi alle parole pesantissime e molto gravi del consigliere Frisotti. Probabilmente gli è sfuggito un pochino il pedale dell'acceleratore in questo intervento questa sera, e da questo punto di vista quello che noi possiamo fare e dire è che non ci sarebbe stato bisogno, con una politica diversa, di diversa programmazione di diversa pianificazione degli interventi, non ci sarebbe stato bisogno né di rompere i salvadanai dei riccionesi né di farli stare per 7 anni in una condizione di degrado totale. Ci sono dei quartieri che sono in condizione di degrado totale, che vi piaccia o non vi piaccia. Non parliamo poi di tutta la polemica sulle rigenerazioni dei quartieri legate al verde, perché noi ci ricordiamo che voi vi siete attaccati alle piante, no? Nelle scorse legislature, e adesso invece arrivate e tagliate tutto, anche quello che non sarebbe necessario tagliare, perché che per fare una buona riqualificazione ci sia bisogno di fare anche una sostituzione selettiva delle piante, siamo d'accordo tutti, ma voi arrivate lì per fare presto e spendere meno, buttate giù tutto,
come se non ci fosse un domani. E anche questo è un messaggio di grande incoerenza di questo triennale. L'ultimo passaggio lo voglio fare invece sul fantomatico piano delle alienazioni che avrebbe dovuto sostenere questo piano triennale delle opere. Sono 5 anni che vado dicendo in questo consiglio comunale ad ogni intervento sul bilancio che quel piano delle alienazioni per i cittadini che ci ascoltano, la vendita del patrimonio immobiliare del comune di Riccione era una roba falsa. Quel piano delle alienazioni è falso e lo abbiamo visto. Abbiamo venduto pochissime cose. Quelle che sono state vendute dopo procedure di asta andate deserte, sono in trattativa diretta, sono state svendute, ricordo a tutti gli 800.000 euro della sede della CGL in Viale Ceccarini, e abbiamo ancora un piano delle alienazioni che supporta un bilancio che è assolutamente irrealizzabile in termini di capacità di entrata all'atto della vendita. Questo è l'elemento per cui siete stati costretti solo di recente a prendere le azioni di Romagnacque, migrarle dentro GEAT, poi farle liquidare da GEAT per 3 milioni e mezzo al comune di Riccione. È lo stesso motivo per cui avete venduto 5 milioni e 600 mila euro di azioni di ERA. Avremmo dovuto già vedere il porto fatto. Vi abbiamo votato a favore quando avete venduto il primo pacchetto delle partecipazioni di ERA, dicendovi: se servono a realizzare il porto, siamo d'accordo con voi. Siamo ancora qui con le promesse che a ottobre dovevate partire col secondo lotto dei lavori sul tratto Porto e via Bellini, e non abbiamo visto ancora nemmeno un tecnico fare un rilievo. Allora, dove li avete buttati tutti questi soldi in questi anni? E perché l'assessore Ermeti arriva il 23 dicembre del 2021, a 5 mesi dalle elezioni, a farci un elenco di 42 opere da fare? Avrebbe dovuto farci un elenco di 42 opere fatte. Grazie. Grazie, consigliere Vescovi. Ci sono altri interventi, consiglieri? Posso parlare, presidente? Consigliere Bianco, prego, l'intervento principale. Sì, grazie. Prego, 10 minuti. Forse ne serviranno anche meno. Allora, scusate la voce, ma un po' di raffreddore. Allora, non sto a ripetere molti dei passaggi che ha appena affrontato il consigliere Vescovi, e che sono di natura oggettiva, nemmeno soggettiva, è sotto gli occhi di tutti, tranne che di quelli che non vogliono vedere. Quindi questo è il punto della situazione. Forse questo è l'ultimo vero consiglio comunale che ha un senso affrontare, perché poi siamo già in piena campagna elettorale e si vede molto bene, o meglio, si legge da quello che è l'attività amministrativa di questa amministrazione, non so se è stato un caso o se è stata una volontà quella di convogliare nell'ultimo semestre, negli ultimi 8-9 mesi, tutta l'attività di progettualità, chiamiamolo pure fronte di fuoco, cioè questo fantastico elenco di opere che verranno cantierate e che in alcuni casi vengono citate come ultimate, ma non lo sono, giusto per riempire un elenco. Non è un caso, o meglio, se si fosse programmata diversamente l'attività amministrativa, noi avremmo avuto un elenco di opere realizzate. E sicuramente almeno uno di due dossier fondamentali, che sono quello del quadrilatero del centro piuttosto che il porto, non solo discussi ampiamente in modo trasversale, e questo è mancato, come diceva il consigliere Conti, ma con almeno un progetto operativo. Perché io voglio fare un passaggio, un flashback storico. Io voglio ricordare a chi ci ascolta da casa, soprattutto a chi ha sostenuto e chi ha votato questa amministrazione, che cosa? Voglio ricordare che l'impianto comunicativo di questa giunta, di questo governo cittadino, era sostanzialmente pesato su due fattori chiave. Mi ero ripromesso di non nominarlo, ma mi tocca rinominarlo, che era: blocchiamo il TRC.
No, non è questo il caso. Non è questa la sede per dibattere. E quel risultato non solo non è stato ottenuto, ma agli occhi di chi sapeva guardare era chiaro che non si sarebbe mai potuta bloccare quell'opera. L'altro asse importante era no tassa di soggiorno. Mi ricordo molto bene che ci fu un'alzata di scudi su questo aspetto. E allora, come non ricordare che non solo la tassa di soggiorno non è stata abolita, ma addirittura è stata in parte rimodulata e in parte aumentata. Questo va ricordato perché evidentemente è facile fare opera di dietrologia, ricordando magari delle amministrazioni sottotono che hanno preceduto questo cambio della guardia riccionese, ma bisogna che gli ascoltatori e chi ci segue si ricordi sempre che la finanza disponibile, soprattutto per la parte corrente, e quindi sono i denari che ogni anno, per esempio, vengono generati dalla tassa di soggiorno, sono cifre importanti, che diversamente non sarebbero mai state nella disposizione di questa amministrazione. Questo va ricordato perché siamo di fronte a uno scenario dove abbiamo milioni e milioni e milioni di euro che si sono accumulati per sostenere delle politiche legate agli eventi piuttosto che a una serie di iniziative mai viste prima. È un po' come se questa amministrazione abbia pensato bene di distogliere quello che è il focus di un'amministrazione e di portarlo, o meglio, il focus principale, portarlo verso quello che invece non lo è, cioè quello di costruire dei contenuti che invece dovrebbe essere appannaggio dei privati e non appannaggio dell'amministrazione. Non voglio stare qui a elencare tutta una serie di, insomma, situazioni che hanno visto lo sperpero abominevole di denaro pubblico. Le sappiamo tutti, non voglio tornare su questo argomento, però è evidente che cosa? Che l'amministrazione pubblica si è messa a fare quello che dovrebbero fare i privati e nel frattempo si è dimenticata di fare quello che dovrebbe fare l'amministrazione pubblica, cioè investimenti, infrastrutture e soprattutto quelle strategiche, come io ho ricordato anche in altri interventi. E quelle strategiche, visto e considerato che all'epoca si marciava con gli albergatori, si marciava con gli imprenditori che non volevano o che non vedevano bene il fatto di applicare l'imposta di soggiorno, e per loro era la riqualificazione e la rigenerazione urbana dell'area di pregio e quindi il quadrilatero del mare piuttosto che il porto, eccetera. E quindi è abbastanza evidente che leggendo questa attività amministrativa, vedendo che cosa è stato fatto a livello prioritario piuttosto che quello che non è stato fatto, è evidente che c'è uno stato confusionale abbastanza palese. E io voglio dirlo per chi ci ascolta, è del tutto normale che un'amministrazione riqualifichi i quartieri, è del tutto normale che faccia le asfaltature delle strade, è del tutto normale che cerchi di preoccuparsi del verde pubblico, della sostenibilità anche ambientale e delle aree che vivono i nostri cittadini, i nostri turisti. Quello è la normalità. Non c'è nulla di sensazionale in questo. Francamente, invece, di questo mi dispiace parecchio, rilevare che cosa? Che questo aspetto che è normale viene venduto come sensazionale e non lo è. Non lo è, mi dispiace. Rilevo anch'io la buona volontà dell'assessore Ermeti nel fare l'elenco delle opere che chiaramente l'hanno vista anche regista e nella cabina di regia di questo tipo di attività. Però è la normalità, assessore. Quello che invece era il cambio di passo necessario è rimasto nel cassetto, e non solo è rimasto nel cassetto perché non è stato realizzato, è rimasto nel cassetto perché non è nemmeno stato discusso con tutta la città, perché io voglio sempre ricordare in questo consesso che per come è costituito il Consiglio Comunale,
insistono molti più voti, proprio numerici, ci sono molti più voti, quindi molti più cittadini che si rapportano verso gli scranni dell'opposizione. Se contiamo i voti, cioè le persone che sono andate in Camera elettorale e hanno messo una X 5 anni fa, scarsi, 4 anni e mezzo fa, sono nettamente di più. Questo pone un tema di responsabilità quando si lanciano dei segnali centrale. Molti mi dicono è un bene che non siano state realizzate opere strategiche, perché tanto abbiamo compreso perfettamente che non c'è la volontà di condividerle, non c'è la volontà di sposare una visione comune di lungo termine, perché quelle opere cambiano la città nel lungo termine. Alcune addirittura sono contenti, sapete cosa vi dico? Perché temono invece che cosa? Temono che se questa è la modalità, o meglio, se la modalità che è stata implementata per quanto riguarda le opere di riqualificazione ordinaria dei quartieri, figuriamoci se avessero messo le mani a opere di valenza straordinaria. Questo va rilevato, ne va preso atto, purtroppo, e chiaramente, voglio dire, è inutile, io capisco che giustamente siamo alla fine della legislatura e si deve in qualche maniera presentare un quadro il più bello possibile, ma la realtà dei fatti è che i due assi strategici sui quali questa amministrazione ha chiesto il voto più di una volta sostanzialmente sono stati disattesi, in parte disattesi perché non realizzabili, in parte disattesi perché sono stati l'unica fonte di finanziamento che ha permesso di, e qui voglio ricordare un incipit che spesso ho letto anche sui social, sono stati l'unico elemento che ha permesso di portare all'attenzione quello che alcuni scrivono e chiamano l'effetto wow. Ho letto più di una volta scrivere nei post piuttosto che in alcuni articoli a mezzo stampa ci sarà un effetto wow. Allora, l'amministrazione pubblica non deve, secondo la nostra visione, generare l'effetto wow. L'amministrazione pubblica deve pianificare dopo che ha condiviso e realizzare le condizioni affinché i privati possano esprimere al massimo quello che hanno condiviso con l'amministrazione in una cornice di progettualità futura. E questo purtroppo, io lo dico, cari colleghi, non avviene in questa città. In questa città ci sono riccionesi di serie A, riccionesi di serie B, poi mi venite a raccontare che ci sono le manifestazioni di interesse, poi bisognerebbe andare a vedere chi le ha proposte, chi non le ha proposte. Cioè, vada a concludere, consigliere. Concludo, Presidente. Siamo onesti fra di noi. Serviva un cambio dopo 70 anni? Probabilmente sì. È andata come la maggior parte dei riccionesi si auspicavano? Probabilmente no. Anzi, sicuramente no. E di questo mi rammarico, e noi come forza politica ci rammarichiamo, perché nonostante una serie innumerevole di suggerimenti, di contributi, sempre esclusi. Quindi la condivisione, se non parte da questo consesso, evidentemente non può essere nemmeno replicata verso il cittadino comune, perché non c'è nella prassi questo tipo di modalità operativa, non c'è. La prossima amministrazione evidentemente dovrà fare meglio partendo proprio da questo principio. E siccome la città non è di chi la governa in quel momento, ma la città è della città, scusate il giro di parole, serve un cambio di passo che parta proprio dalla consapevolezza che i grandi progetti devono essere condivisi. Alcuni, grazie, ribadisco, mi ricordano che per fortuna non sono stati condivisi. Grazie consigliere. Si è parlato il consigliere Pullè, è l'intervento principale, consigliere? Sì, presidente. 10 minuti. Buonasera a tutti.
e auguri di buon Natale e di felici feste. È difficile parlare di un argomento così importante come quello del Triennale dei Lavori Pubblici senza scadere in banalità. È difficile anche replicare a ciò che abbiamo sentito dalle opposizioni. Vogliamo tutti essere più buoni. Le opposizioni oggi fanno il loro lavoro, purtroppo hanno poco da dire, hanno poche cartucce e quindi devono cercare di buttare un po' di cenere su tutto quello che questa amministrazione sta facendo. Ma io non voglio esaltare ancora una volta quello che noi stiamo facendo di buono. Voglio però porre la vostra attenzione su alcuni aspetti che secondo noi sono peculiari. In fondo, in questo momento noi stiamo parlando del Triennale dei Lavori Pubblici, che è uno strumento in cui vengono evidenziate le opere che vengono fatte negli anni futuri. Infatti si parla dell'elenco del 2022, 2023 e 2024. E guardate caso, ci sono alcune caselle che sono diventate bianche, sono diventate vuote. Se noi andiamo in questo documento ufficiale, perché quando approviamo un documento, approviamo documenti ufficiali che probabilmente qualcuno nell'opposizione nemmeno legge attentamente. E mi piace vedere che nella casella relativa alle opere edilizie, sociale e scolastica, non c'è nulla. Ora voi vi chiederete, ma perché non c'è nulla? Cosa vuol dire? Che non è stato fatto nulla o che non c'è in progetto nulla? Ebbene, sì alla seconda domanda. Non c'è in progetto nulla perché le scuole di Riccione sono state tutte ormai rifatte, rifinanziate e in consegna. Questo è quanto. Noi quella casella la vediamo vuota e se voi vi ricordate i primi consigli comunali e anche le elezioni del 2017, la campagna elettorale del 2017, noi abbiamo detto priorità a che cosa? Priorità alle scuole, priorità ai ragazzi, priorità agli studenti, priorità ai cittadini di Riccione e ai quartieri. Guardate caso, è proprio quello che abbiamo fatto. Le scuole, tutte le abbiamo rifatte, dalla Riccione Paese, via Bruzzi, via Ionio, la Panoramica, la Catullo, alcune che si stanno ancora ultimando, altre che sono già state rifatte, le palestre, tutto quello che i nostri giovani ci richiedevano sono state fatte o sono in fase finale di realizzazione. E questo è un vanto, anche perché oggi tutti ci dicono le scuole devono essere rifatte. Bene, noi ci abbiamo pensato 5 anni fa, non dopo il Covid, non con i banchi a rotelle di chi improvvisa, ma di chi programma. La differenza è tra improvvisare e tra programmare. E noi abbiamo programmato, così come i quartieri. Ed è, permetteteci, singolare che ci si venga a dire «Ah, siete vicini alle elezioni e rinnovate i quartieri». Al di là che vorrei ricordare sommessamente a queste opposizioni poco attente che, per esempio, il totale rifacimento del quartiere di Raibano, che è a Riccione e che il PD se lo era dimenticato, probabilmente pensava fosse a Coriano, lo abbiamo fatto 3 anni fa. Quindi non è per nulla vero che noi facciamo tutto al momento della campagna elettorale. Facciamo anche in questo momento, abbiamo avuto 2 anni di Covid, abbiamo ovviamente in questo momento accelerato ciò che si era fermato per il Covid, ma noi mettiamo mano ai quartieri. E permetteteci ancora, fa un po' sorridere sentir dire opere ordinarie. Noi non abbiamo fatto solo asfalti nei quartieri che abbiamo rifatto, perché andate a vedere Raibano, andate a vedere il centro studi, andate a vedere il progetto di Spontricciolo, e lo si sta facendo adesso, andate a vedere Viale Tasso, andate a vedere Viale San Martino che si sta facendo in questo momento, Viale Verdi che partirà a gennaio. Non sono semplici rifacimenti di asfalti, sono riprogettazioni e rigenerazioni di quartieri. Anche infatti quando si evidenzia la problematica delle alberature, le alberature vengono sostituite e non tolte.
Nessuno toglie degli alberi, sostituisce degli alberi che sono vecchi e che non danno più quello che avrebbero dovuto dare in termini di ossigeno, in termini di forza di pianta. Questo è quello che noi facciamo. E è normale che si parta, come dal nostro programma, dai quartieri. E ricordatevi, io lo ricordo bene, nel primo consiglio comunale ho detto: attenzione, noi faremo ciò che i bilanci comunali ci permetteranno di fare, partendo da un piano Marshall per le scuole e partendo dai quartieri e iniziando a riprogettare tutta la città, perché il porto, che è un'opera importantissima, avete visto cosa significa andare a fare del porto, o tutto il quadrilatero che va da Viale Ceccarini al porto e tutto il lungomare, richiedono tempi importanti, e si progetta. Non si fa, permetteteci ancora la piccola polemica, come si ricostruisce Viale Dante. Vi ricordate Viale Dante? Hanno rifatto Viale Dante asfaltando, mettendo pali e pinguini di ferro per terra e panchine roventi. Se questa deve essere la modalità di riqualificare una città, noi ci sottraiamo. Se le opere che devono essere fatte in una città faraoniche sono il TRC o sono il Palace per come è costruito, noi ci sottraiamo ancora. Non siamo e non amiamo quel tipo di politica. Vorremmo essere semplicemente dalla parte dei cittadini che ci ringraziano quando nel quartiere Centro Studi ci dicono: avete tolto delle piante che ci davano dei problemi e le avete oggi sostituite. Perché portano le associazioni verdi loro a protestare, ma i cittadini dei quartieri sono contenti, così come in via Cortemaggiore, così come in via Bologna. Tutto ciò che è riqualificazione fatta in maniera corretta, ai cittadini piace, e non è una questione elettorale, è la questione di fare ciò che nel mandato elettorale di 5 anni fa avevamo deciso di fare. È semplicemente programmare. E quando si sente dire: non avete programmazione, siete così, senza una linea, e come ho già detto nell'altro consiglio comunale per il turismo, e qui lo ridiciamo nuovamente, abbiamo una linea ben demarcata, abbiamo un'idea di città, un rinnovamento di città, una città che deve essere di nuovo un polmone verde, non la città dei 600 appartamenti costruiti perché probabilmente si dovevano costruire degli alveari umani. Noi non la vogliamo quella città, vogliamo rigenerare l'esistente, migliorare l'esistente e non spopolare il centro città. Fa sorridere, scusatemi ancora, che si venga in qualche modo a dire: il centro città noi non lo curiamo. Ma ce lo dicono proprio loro che hanno svenduto le scuole Manfroni, succhiato la vita di una città, che sono le scuole, per portarle in altri posti, e svuotato una città dalla sua linfa vitale, oltretutto, scusateci, anche qui la polemica, perdendo 1 milione di euro in un investimento che doveva essere sicuro e che non li abbiamo più visti, perché questo è il problema poi delle Manfroni, e ci vengono a dire a noi che non curiamo il centro. No, noi curiamo la vita dei quartieri e anche del quartiere del centro. Il quartiere del centro dovrà avere una riqualificazione importante, importantissima, che verrà fatta prossimamente, nella prossima consiliatura assolutamente, ma è un percorso che va immaginato insieme con un progetto come quello di Boeri, assolutamente importante. Presidente, quanto tempo ho che mi sono perso? Ancora 1 minuto, consigliere. Grazie. Quindi posso anche arrivare alla conclusione, evidenziando ancora che proprio quello che è stato il mandato elettorale di 5 anni fa, in cui noi tutti ci siamo impegnati, in cui io mi sono impegnato personalmente, è stato rispettato. È un percorso ovviamente complicato e difficile, ma gli obiettivi che ci eravamo dati sono stati raggiunti attraverso anche tutte queste opere che non sto di nuovo a elencare perché non c'è tempo, ma che ha ottimamente evidenziato il nostro ottimo assessore Lea Ermeti, a cui va il mio immenso, immenso, immenso ringraziamento. Grazie a tutti e buona serata e ancora auguri a tutti. Grazie, consigliere Pullè. Ci sono altri? Consigliere Gobbi, prego, 5 minuti. Grazie, presidente.
Buonasera a tutti intanto, e anch'io, come chi mi ha preceduto, mi unisco a fare gli auguri di cuore di serene feste a tutto il Consiglio, a tutti i riccionesi, perché ce n'è veramente bisogno in questo momento. E vengo alla parte politico-amministrativa delle pratiche di questa sera. Il triennale. Questo è l'ultimo triennale che questa amministrazione porta questa sera in Consiglio Comunale della propria legislatura, e mi duole dirlo, ma devo rimarcare alcuni aspetti che non possono essere taciuti per amore della verità e per amore dei riccionesi. Quando sento dire questa amministrazione lodarsi su tutte le opere che sta facendo e andrà a fare, occorre fare delle precisazioni, occorre dire le cose come stanno, e cioè non è una mera critica o una polemica quando anche nello scorso Consiglio Comunale sul turismo dicevo che purtroppo questa amministrazione non ha una visione, non ha una strategia di città del futuro. Questa sera purtroppo gli interventi di chi mi ha preceduto me lo confermano, perché vedete, in questo triennale e anche in questi 7 anni, anzi oramai 8 in cui avete governato, non c'è stata una opera strategica per la quale sarete ricordati, non c'è stata un'opera strategica sulla quale si possa dire: oh, questa è veramente un'opera che ha cambiato la cartolina di Riccione, o questa è veramente un'opera che ha permesso di porre le basi per la Riccione del futuro. Perché questo è il vero tema, purtroppo, e lo dico, guardate, con rammarico, perché poi, oltre che consigliere, sono riccionese, e quindi credo che questa vada a discapito della nostra città. Avete messo nel triennale una serie di investimenti riguardante la manutenzione ordinaria, bravi, ma vi dico anche che siete furbi, siete molto furbi, perché a pensar male si fa peccato, ma spesso purtroppo ci si attecca. Avete aspettato 7 anni per mettere in campo tutta questa serie di asfalti o di manutenzione dei quartieri. Avete aspettato 7 anni per un mero calcolo politico, mi viene da dire, perché ovviamente nella vostra testa pensate che i riccionesi si ricordino solamente degli ultimi 5-6 mesi dell'amministrazione. Però purtroppo, e non lo rimarco io, ma l'hanno rimarcato tanti riccionesi, e penso anche a voi, una città sporca e degradata come è stata Riccione in questi ultimi anni, soprattutto nei quartieri, purtroppo non si era mai visto. E anche questa cosa è una cosa che occorre dire. Ma c'è un altro elemento che a me mi preoccupa molto, e cioè come voi avete finanziato questo triennale. Queste opere di manutenzione ordinarie, perché ripeto, si parla di opere di manutenzione ordinarie, come le avete finanziate? A che prezzo? Voi avete venduto tutte le riserve, le partecipazioni che avevamo, avete venduto le azioni ERA, avete messo in vendita le Bertazzoni. Ecco, guardate, questo è quanto di più sbagliato si possa fare, perché azioni di questo tipo presupponevano e avrebbero presupposto investimenti che avrebbero cambiato radicalmente la cartolina di Riccione, non per le manutenzioni ordinarie. Questo è proprio concettualmente e finanziariamente sbagliato. Ma perché si è arrivati a questo? Ed è qui la nota dolente che purtroppo fa crollare un po' il castello di tutta la vostra politica. Perché voi siete rimasti senza soldi, perché, e anche qui mi duole dirlo, ne avete veramente sperperati un sacco in questi anni. Ma vogliamo ricordarci i 600-700 mila euro che avete buttato via l'anno scorso nelle luminarie quando eravamo in pieno lockdown? Luminarie che non potevano vedere nessuno, se non quei pochi riccionesi che sono potuti andare in Viale Ceccarini. Vogliamo ricordarci ancora dei soldi che avete buttato in eventi di dubbia utilità, il cui ritorno di presenza turistica è stato pari a zero o comunque molto scarso? A me spiace ricordare queste cose, però per amore della verità dei fatti queste cose vanno dette. Così come mi sarei aspettato questa sera, nel bilancio che si va, nella variazione di bilancio, un capitolo importante su quelle che sono le vere emergenze che adesso i riccionesi dovranno affrontare in questi prossimi mesi, e cioè l'aumento esponenziale delle bollette, del caro energia. Avete detto che siete vicino ai riccionesi, perché se avete questo bilancio florido non avete pensato a mettere dei fondi per andare a ridurre quello che sarà un impatto
devastante per molte famiglie di Rizzone. E ancora, ma i passi Carrai, quando vi dicevamo di diminuire le rette scolastiche, poi a forza di dirvele, finalmente ci siete arrivati a fare queste cose, ma sempre in maniera tardiva. Ed è questa la cosa che più mi rammarica, perché quando si parlava di condivisione, e penso che da parte nostra non possiate dire che non ci sia stata, perché anche nell'ultima sessione di consiglio comunale, quando si è parlato dei campeggi, vedete, quando le cose sono giuste poi non abbiamo difficoltà a votarle a favore, però quella che è mancata è stata proprio la condivisione. Questa è la cosa che più mi rammarica. Io credo che voi avete giustamente fatto il vostro, arrivo a concludere Presidente, fate il vostro mestiere di maggioranza, avete detto che c'è una percezione di Rizzone positiva. Io, parlando con la gente e purtroppo anche con alcuni turisti, la percezione che rimane negli occhi di tanti riccionesi è quella di quest'estate, e cioè di una città poco sicura, nella quale è mancato il ruolo dell'amministrazione, e quindi è a questo che dobbiamo andare a rispondere, e mi auguro che lo risponderemo i prossimi mesi. Forse chi ha fatto politica prima di voi, chi c'era prima di voi, sicuramente ha avuto un modo di fare politica anche autoreferenziale in alcune decisioni, questo è vero. Voi però a questo avete sostituito una politica dei selfie e degli slogan, in cui lì sicuramente siete imbattibili, ma con contenuti che ahimè non hanno prodotto granché per la reazione di adesso e del futuro. Grazie Presidente. Grazie Consigliere. Ci sono altri interventi, consiglieri? Consigliere Ruggero, ha alzato la mano? Sì. Prego, 10 minuti, consigliere. Sì, allora sarò anche breve perché la salute non mi aiuta e la voce men che meno. E mi accodo giusto un attimo a quello che è stato detto, appunto dai consiglieri che hanno parlato prima di me. E, allora, in realtà non mi addentro e non mi inserisco in quella che mi è sembrata una querelle tra la destra e la sinistra, in base a quello che ha detto il consigliere Pullè, che ha parlato appunto di TRC, Palas, e quindi mi sembrava il suo appunto più un appunto, sebbene parlasse di opposizioni, un appunto all'operato delle sinistre negli anni in cui appunto furono al potere o al governo di Rizzone. Però ecco, quindi in questo discorso non mi addentro, ma riprendo giusto un attimo un'affermazione del consigliere Pullè, che è stata testualmente: partiamo dai quartieri, e ha elencato tutta una serie di quartieri che attualmente sono in fase di rifacimento, in fase di riqualifica o in fase proprio di vero e proprio rinnovo, no? Ha parlato del quartiere di San Martino, ha parlato di Spontricciolo, ha parlato di Viale Verdi, come qualcosa che appunto è in opera, è in corso d'opera, come qualcosa che è in divenire. E allora io mi sono domandata, il consigliere ha detto partiamo dai quartieri, se queste opere relative a questi quartieri sono ancora in divenire e ci sono dei lavori in corso tuttora, e parliamo del settimo anno di questa amministrazione, vuol dire che questa amministrazione è partita oggi per quanto riguarda i quartieri? Perché se i quartieri dovevano essere un punto di partenza, partire al settimo anno di amministrazione sinceramente mi parrebbe strano. Quindi ci deve essere stato un errore nell'affermazione del consigliere Pullè, oppure c'è qualcosa che non mi torna. Vedo che mi fa di no col dito, però io ho sentito molto bene, e gli ascoltatori, quando andranno a risentire la registrazione, visto che in questo caso penso mi si senta, ricorderanno, vedranno, ascolteranno che è stato detto questo, che si voleva partire dai quartieri, e tra quelli che sono stati rifatti è stato menzionato solo quello di Via Raibano. Quindi, se così fosse, ognuno faccia le proprie congetture, ognuno faccia i propri ragionamenti. Non sono certo io
che devo andare a spiegare alle persone che hanno probabilmente una certa intelligenza quello che intendo. Grazie. Grazie consigliere Ruggeri. Ci sono altri interventi, consiglieri? Non essendoci altri interventi, assessore vuole replicare? Sì. Non sento, assessore. Vai. Grazie presidente, no. Perfetto, sindaco? Sì, grazie. Prego. Allora, io prima di tutto dico che sono particolarmente contenta invece questa sera, perché per l'ottavo anno consecutivo abbiamo l'onore e il piacere di discutere del triennale a seguire del bilancio prima della fine dell'anno. In questi anni solo con la nostra amministrazione questo piacere è potuto appunto avverarsi e succedere. E credo che sia uno dei più importanti momenti di rispetto nei confronti dei cittadini e soprattutto nei confronti delle risorse che i cittadini ci consegnano per andare a realizzare anche le opere pubbliche. Per non dimenticarmi prima di tutto i ringraziamenti, ho udito con piacere che tutta la maggioranza e anche la minoranza ha riconosciuto l'ottimo lavoro fatto dall'assessore Ermetti, che io ringrazio personalmente, così come ringrazio tutti gli assessori, perché il triennale come il bilancio è il lavoro, è il frutto del lavoro di tutti, e ringrazio la maggioranza perché in questi 8 anni hanno fatto con me un percorso eccezionale, un percorso di grande responsabilità e un percorso anche di grande serietà. Perché usare i soldi dei cittadini richiede soprattutto coerenza e serietà. Non voglio neanche dimenticare i nostri dirigenti, e dico nostri in quanto devo ringraziare assolutamente l'ingegner Bonito, che è appunto il dirigente ai lavori pubblici, e la dottoressa Farinelli, che è il dirigente ai servizi finanziari, perché il triennale si costruisce per l'appunto andando a dare la priorità alle opere pubbliche e ricercando adeguatamente la copertura economica finanziaria che permettono di realizzare queste opere pubbliche. Nonché devo ringraziare anche il settore dei lavori pubblici, perché è stato con noi veramente come una sola cosa. Hanno lavorato in maniera incessante e instancabile, soprattutto negli ultimi 2 anni, perché mi è parso di capire questa sera che in un attimo tutti hanno dimenticato il Covid. Mi farebbe piacere poterlo dimenticare anche a me, ma invece stranamente è successo, e quindi in questi ultimi 2 anni il lavoro anche nel pubblico e anche nella realizzazione delle opere è stato molto difficile, ma non abbiamo mollato mai, perché la determinazione nel realizzare e regalare alle città una sistemazione nuova e un'opera nuova non è mai mancato. A proposito delle opere, io sono altrettanto contenta e orgogliosa di poter dire che ciò che avevamo detto in campagna elettorale è stato realizzato. Grande priorità alle scuole, e abbiamo, in questo posso dirlo, anticipato Draghi, e mi godo anche questo momento perché noi ancora prima di tutti abbiamo evidenziato la necessità di regalare ai nostri ragazzi dei luoghi sicuri e dei luoghi belli. Tutte le scuole di Riccione sono state riqualificate, tutte. Quindi i nostri ragazzi hanno solo che delle strutture scolastiche e sportive assolutamente all'avanguardia. E a questo proposito siamo anche l'unica città nella provincia che ha tutte le scuole con le palestre. Ed è una cosa non da poco, ed è una grande opera. Perché se pensate che poter andare in campagna elettorale con un sistema che voglio qualificare alla vecchia, portandosi Giardini dell'Alba piuttosto che un palace o un lungomare, l'avevamo detto che non era nelle nostre priorità. Probabilmente qualcuno lo ha dimenticato, ma può tranquillamente andarsi a vedere i miei momenti pubblici in campagna elettorale sia nel 2014 che nel 2017. Noi siamo quello che diciamo, non è mai cambiato niente. La coerenza è la nostra grande compagna.
La grande priorità accanto alle scuole erano i quartieri e i cittadini con grandi raccolte firme hanno con noi disegnato i quartieri. Probabilmente questo è sfuggito ai più, perché se abbiamo realizzato la ciclabile in via Veneto, piuttosto che l'intera riqualificazione di Spontriciolo, piuttosto che la rivisitazione completa dell'asse che dalle scuole porta al porto e tantissimi altri interventi, lo abbiamo fatto proprio sulla indicazione, sollecitazione e condivisione con i cittadini. Questo è il nostro modo di muoverci in città. Noi lo facciamo con loro, camminiamo con loro e con loro andiamo a individuare ciò che era stato dimenticato per decenni. Abbiamo regalato delle importantissime anche strutture di buon vicinato, perché voglio ricordare il buon vicinato nuovo di Via Puglia piuttosto che quello di San Lorenzo, luoghi di aggregazione finalmente legittimi, finalmente sicuri e finalmente belli, dove per l'appunto i nostri concittadini possono aggregarsi e si possono regalare momenti di condivisione. Abbiamo rinnovato assi commerciali completamente dimenticati, Viale Tasso, Viale San Martino, Lungomare Goethe. Non so se avete visto quest'estate il miracolo che è successo nel Lungomare Goethe. Le persone, piuttosto che correre verso il Viale Ceccarini, arrivavano dal Viale Ceccarini. E questa è stata la grande sorpresa che abbiamo condiviso con gli operatori e con gli stessi abbiamo condiviso la prossima realizzazione dei giardini La Malfa e il completamento finale di quello che è appunto quel lungomare, che era dimenticato da sempre, senza parlare del Viale Tasso che probabilmente non era neanche incluso nelle programmazioni degli altri partiti, perché tutti sempre comunque concentrati sulle stesse cose. Per quanto riguarda il centro, lo avevamo detto che il nostro modo relativamente alla realizzazione delle grandi opere sarebbe stato esatto e contrario rispetto alle amministrazioni che ci avevano proceduto. Noi non imponiamo niente. L'esperienza del Lungomare 2 si è sempre chiara e precisa. Io ricordo precisamente il sindaco Imola che andò il giorno dopo di aver firmato il contratto con i privati a spiegare quale opera veniva ad essere realizzata a Riccione. Questo noi non lo vogliamo ed è proprio per questo che abbiamo iniziato il cammino per la rigenerazione del quadrilatero, compreso l'asse portuale, in maniera esatta e contraria. Su questo, prima di tutto, sono contento che non si parla più di Viale Ceccarini. Ho sentito questa sera i consiglieri di minoranza condividere con noi l'importanza della riqualificazione urbanistica di un quartiere, l'importanza della condivisione di quella riqualificazione, ricordando che comunque che noi quella riqualificazione che è già in atto nelle modalità di condivisione con i cittadini, con gli stakeholder e con tutti quelli che sono i privati che con noi dovranno investire, è già iniziata. Perché nelle opere pubbliche non si può, nel nostro triennale non si possono aggiungere, ma vorrei ricordare che la stazione di Riccione è una stazione nuova e se è stata realizzata dalle Ferrovie dello Stato non è un caso. Noi ci abbiamo lavorato con le Ferrovie dello Stato, noi abbiamo concluso un accordo con le Ferrovie dello Stato, tale per cui le Ferrovie dello Stato nella riqualificazione dell'asse adriatico hanno proprio iniziato dalla stazione di Riccione, regalandoci la stazione più innovativa che le Ferrovie dello Stato hanno, con l'apertura a mare della stazione stessa. E quello è solo l'inizio dal quale parte la rigenerazione del quadrilatero. Vogliamo parlare del sottopassaggio del Viale Ceccarini? Sottopassaggio che ci è stato negato da Agenzia Mobilità nella realizzazione del TRC? Sottopassaggio che non era neanche
che è previsto con la realizzazione del TRC, sottopassaggio per il quale abbiamo rifatto completamente l'asse fognario che era ritenuto da tutti impossibile e che costituisce la vera porta d'ingresso oggi sul viale Ceccarini e il punto di collegamento tra il viale Ceccarini Monte e il Ceccarini Mare, affinché quell'asse ferroviario che voi avete oltremodo ingessato con la realizzazione della struttura TRC possa invece essere smorzato, affinché tutta la città possa dialogare con tra se stesse, possa veramente costituire un valore aggiunto, affinché veramente il borgo paese, il teatro piuttosto che il museo possano vivere del viale Ceccarini e viceversa. Viale Ceccarini che finalmente sento essere diventata la priorità di tutti. Perfetto. Siamo arrivati al nostro scopo, perché la rigenerazione di un importante quadrilatero come appunto quello del viale Ceccarini chiederà la condivisione di tutti, e io sono estremamente contenta questa sera che finalmente tutti abbiano evidenziato come quella essere la grande priorità. Non mi ricordo di così tanto interesse qualche anno fa in campagna elettorale, dove al massimo si parlava di arredo, di panchine o di altre piccole sistemazioni. Su questo siamo d'accordo. E abbiamo anche sentito degli apprezzamenti sull'ottimo lavoro fatto dall'architetto Boeri. L'architetto Boeri ci ha consegnato una riflessione con il master plan che necessiterà per l'appunto della condivisione da parte di tutti, perché quel master plan che resterà la base per qualsiasi rigenerazione costituisce la vera sfida per il domani, e non stiamo parlando né di panchine né di cestini dei rifiuti. Infine volevo anche ricordare a tutti, forse è passato di mente, ma abbiamo anche messo in campo il master plan del paese, dal quale poi è scaturito la nuova progettualità sul Piazza dell'Unità, perché anche per noi nessuno è secondo. Se potete scorrere le opere che abbiamo per l'appunto indicato nel triennale, sia come realizzate sia come realizzante, sono opere che necessariamente e volutamente toccano tutta la città, perché nessuno è secondo. E soprattutto perché per noi nessuno è di serie B. Prima di concludere, una piccola nota sull'imposta di soggiorno. Ho appena sentito poc'anzi per l'appunto che si diceva che abbiamo speso tanti soldi per gli eventi. No, noi abbiamo speso i soldi dei turisti per la destinazione per i quali quei soldi vengono pagati. È una cosa molto diversa rispetto a destinare l'imposta di soggiorno al mutuo del Palace e al pagamento dei vigili. Grazie. Grazie, signor Sindaco. A questo punto, dichiarazione di voto, 2 minuti, uno per ciascun gruppo, per chi ancora non si è espresso. Prego, consiglieri, chi vuol fare dichiarazione di voto? Consigliere Testa. Alex. No, ecco. Prego, 2 minuti, consigliere. Sì, io non mi addentro nelle polemiche che sono state fatte dalla sinistra in questo consesso. Ringrazio per il lavoro svolto l'assessore Lea Ermeti, tutto il settore dei lavori pubblici, la giunta e la mia maggioranza. Non mi dilungo ulteriormente perché hanno già spiegato tutto il sindaco e i colleghi che mi hanno preceduto. Ci tenevo però a precisare che Forza Italia è assolutamente favorevole all'adozione di questa pratica e ha dimostrato coerenza e continuità con il programma elettorale di questa amministrazione, e questo possiamo assolutamente dire che è un grande vanto ed è un grande indice di serietà. Grazie. Grazie, consigliere Testa. Ci sono altri interventi, consiglieri? Con lei no, perché è intervenuto, non può intervenire.
No, perché è ancora prenotato, consigliere Pullè. Da prima, presidente. Sì. Non essendoci altre dichiarazioni, consigliere Andruzzoli, prego. Non la sentiamo, consigliere Andruzzoli? Sì, scusi, presidente. Ecco, adesso la sentiamo, consigliere, prego. Grazie. Dicevo che esprimo il nostro voto fortemente contrario come gruppo consigliare del Partito Democratico. Non condivido affatto l'intervento del sindaco né larga parte di quello dei consiglieri di maggioranza. Io non so come si possa pensare di dire che questa amministrazione ha anticipato Draghi quando i fondi per le scuole nascono dal primo governo Renzi. È evidente, cioè voglio dire, se neanche sappiamo utilizzare soldi che vengono dagli enti superiori, vorrebbe dire che veramente è una cosa impensabile. Quindi l'unica cosa vera è che di quelle scuole ancora molti bambini aspettano di entrarci, quindi aspettiamo, come dire, che quelle scuole possano essere utilizzate in tempi rapidi, perché mi sembra che i lavori, mentre nel nostro comune rispetto a comuni limitrofi, stiano durando molto molto di più. E un'ultima precisazione, anche qui per onore del vero, sulle scuole Manfroni. I soldi ricavati dalle scuole Manfroni, dalla vendita delle scuole Manfroni, che sono state vendute in un'epoca di mercato immobiliare che oggi ci sogneremmo, quei risultati economici sono stati utilizzati per rifare la scuola Geo Cenci nuova, dove penso che gli studenti oggi vivano un'esperienza scolastica molto migliore di quella che potevano vivere in via Molari. Primo. L'altra cosa, sulla scuola di via Catullo, voglio dire, noi per i prossimi 20 anni andremo a pagarci l'affitto su quella scuola, perché abbiamo ceduto diciamo l'immobile, il diritto superficiario. Anche lì, voglio dire, scelte che sono state fatte quando potevamo forse anche agire in maniera diversa. Comunque, questo era per sottolineare alcune palesi, diciamo cose che secondo me non corrispondevano esattamente alla realtà dei fatti. Comunque il nostro voto sarà contrario. Grazie. Grazie, consigliere Andruccioli. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Non essendoci altre dichiarazioni di voto, pongo in votazione il triennale dei lavori pubblici. Consiglieri, anch'esso richiedere immediata eseguibilità, quindi il segretario vi chiederà due voti per il triennale dei lavori pubblici. Prego, segretario. Andruccioli. Contrario per entrambi. Angelini. Favorevole per entrambi. Vedina. Favorevole per entrambi. Boschetti. Favorevole per entrambi. Del Bianco. Del Bianco. Contrario per entrambi. Frisotti. Favorevole. Galassi. Favorevole per entrambi. Gambetti. Contraria. Gopi. Contrario. Imola. Contrario. Maiolino. Favorevole. Mussoni. Favorevole. Pellegrino. Favorevole per entrambi. Pullè. Favorevole. Ragni. Favorevole. Ricci. Favorevole. Rosato. Favorevole. Ruggeri. Contraria. Testa. Favorevole. Dotti. Favorevole. Dosi. Favorevole. Ubaldi non c'è. Baldi. Favorevole. Vescovi. Contrario. Quindi con 16 voti favorevoli, nessuno astenuto,
e 7 contrari. Il triennale dei lavori pubblici è stato dichiarato, votato favorevolmente e dichiarato immediatamente eseguibile. Passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno, come da verbale della conferenza dei capigruppo. Discutiamo un attimo solo che il consigliere Pellegrino, perché devo mettere gli occhiali se non vedo. Ok. Il bilancio, tutte le pratiche di bilancio si fanno un'unica discussione. Quindi programma per l'affidamento di incarichi di studio, ricerca di consulenza, soggetti estranei all'amministrazione nel 2022, ricognizione periodica delle partecipate e la promozione di bilancio di previsione finanziaria 2022-2024 avranno un'unica discussione. I tempi sono gli stessi, 10 minuti per il principale, 5 per il personale e 2 minuti per la dichiarazione di voto se non si è ancora parlato sostanzialmente. E proponente l'assessore Luigi Santi. Prego assessore, 10 minuti. Grazie presidente, buonasera a tutti. Innanzitutto anch'io auguro a tutti buon Natale e ringrazio chi mi ha supportato, chi ha supportato il lavoro di questa amministrazione nella redazione del bilancio. Per il quinto anno consecutivo, entro l'anno, proponiamo il bilancio a questo consiglio comunale per partire già dal 1 gennaio con i numeri veri, con le risorse vere per i nostri settori. Quindi grazie alla dottoressa Farinelli, grazie a tutto il settore che si occupa di bilancio, tutto, e grazie ai consiglieri con i quali abbiamo intrapreso un percorso in questi anni molto proficuo e molto bello, di incontri, di valutazione, di scambi di opinioni, che ci hanno portato veramente un grosso arricchimento anche per inserire volontà, richieste anche da parte loro in questo bilancio, ed è stato un lavoro veramente importante. Naturalmente grazie alla Giunta e grazie al Sindaco, perché questo il bilancio è l'atto politico più importante di un'amministrazione e tutta l'amministrazione lavora insieme per portarlo in approvazione, per fare in modo, come dicevo prima, che i settori abbiano le risorse corrette per poter agire. Vengo un attimo all'esposizione di questo bilancio che conferma alcune notizie positive, quindi tassi invariati rispetto al 2021, anche nel 2022, quindi in forte calo rispetto all'inizio legislatura. Ricordo l'ultimo anno l'abbattimento della Tari per le imprese e anche per i cittadini come unico caso in provincia. Ricordo che a Riccione non si paga l'addizionale IRPEF comunale, in comuni limitrofi addirittura quasi 10 milioni di euro di addizionale IRPEF che grava soprattutto su lavoratori dipendenti e pensionati. A Riccione abbiamo mantenuto l'impegno preso in campagna elettorale e lo stiamo portando avanti. Tutto questo non grazie ai miracoli, ma a una corretta gestione dei soldi dei cittadini, che sono stati sicuramente spesi meglio, e ad un recupero importante dell'evasione fiscale, in modo tale che tutti possano pagare di meno se tutti pagano. Ed è questo l'argomento principale che abbiamo portato avanti in questi anni e che ci ha permesso anche di produrre delle riduzioni di imposte, ripeto, molto rilevanti. E per quanto riguarda il bilancio 2022 diamo grosso impulso agli investimenti e parliamo di 28 milioni di euro per il prossimo anno derivanti da alienazioni, riserve, dividendi e anche mutui. Quindi questa è una priorità da parte dell'amministrazione che ha in questi anni investito tantissimo, come si diceva nella pratica precedente, sia in opere pubbliche che in investimenti. Manteniamo calmerate le rette degli asili nido e ricordo sempre che noi, a differenza delle città limitrofe, non abbiamo esternalizzato alcun servizio educativo delle cooperative, ma abbiamo mantenuto le nostre insegnanti, le nostre maestre, il nostro personale scolastico che rappresenta un arricchimento per i nostri bimbi e per la nostra città. E abbiamo investito già nell'ultima variazione di bilancio e ancora di più rilanciamo gli investimenti nella sicurezza
come richiesti dal Consiglio Comunale e dall'ordine del giorno presentato dalle categorie, e come ci ha spiegato il comandante Zecchini in commissione dipartimentale, ci saranno più telecamere, più mezzi, più formazione, più uomini per la sicurezza. Come è stato richiesto, così l'impegno che abbiamo recepito lo stiamo portando avanti e lo porteremo avanti il prossimo anno. Ci sarà, ripeto, anche più semplificazione amministrativa e più digitalizzazione. Ricordo anche tutta l'opera che stiamo facendo in città attraverso la fibra, attraverso la connessione gratuita nei quartieri, per offrire sempre di più digitalizzazione in tutti i quartieri di Riccione. Dal punto di vista economico abbiamo due dati che già prima accennavo, che sono molto importanti: gli oneri di urbanizzazione, che già quest'anno sono arrivati a 4 milioni di euro e che anche il prossimo anno raggiungeranno questa cifra, segnale veramente di un grande fermento economico da parte dei privati che hanno trovato in questa amministrazione anche il mezzo per portare avanti i loro investimenti, per riqualificare, per rigenerare e per dare nuovo impulso alle loro attività. Abbiamo dei dati significativi per tutte le attività economiche e anche per le attività di riqualificazione dal punto di vista edilizio. E un altro dato importante è l'imposta di soggiorno, che tornerà nelle previsioni a 4.300.000 euro. Tutto questo grazie al grande lavoro che è stato fatto dal punto di vista turistico, non solo nella stagione cosiddetta principale, l'estate, ma in tutto l'anno, perché abbiamo veramente spinto su un processo di destagionalizzazione e vediamo i frutti sia a Natale sia negli altri mesi dell'anno. Ricordo che quando siamo arrivati c'erano 80 alberghi aperti nel periodo natalizio. Nel 2019, ultimo dato utile perché il 2020 ha visto le chiusure con la pandemia, ce n'erano 160, quindi il doppio. Questo è un dato veramente significativo. E l'imposta di soggiorno, che come vi dicevo verrà, e come diceva il sindaco, verrà finalmente destinata per le attività precipue proprie, non per pagare debiti o per pagare dipendenti, ma per gli eventi e anche per i lavori diciamo straordinari, che possono essere la cura del verde ma anche le opere pubbliche. Quindi nel 2022 con la tassa di soggiorno finanzieremo anche viale verdi, come in passato abbiamo finanziato stralci del lungomare Goethe. E quindi tutto questo ci porta a dire che questo bilancio è in continuità precisa con quelli che abbiamo portato negli anni precedenti e che ci hanno permesso di portare la città a un risveglio economico importante nonostante la pandemia e nonostante tutte le difficoltà. Da ultimo, ma non per ultimo, ricordo anche il grande turnover che è stato fatto dal punto di vista dei dipendenti. C'è stato un quarto dei dipendenti negli ultimi 4 anni si è avvicendato. E quindi anche dal punto di vista del personale, considerando le uscite che ci sono state, i pensionamenti, abbiamo veramente dato delle opportunità comunque ai nostri cittadini di partecipare ai bandi e opportunità di prendere parte alla vita lavorativa dell'amministrazione comunale. E tutto questo, ripeto, nonostante le difficoltà, nonostante 2 anni di pandemia che hanno messo in seria difficoltà i bilanci degli enti. Noi per fortuna abbiamo retto, grazie anche agli interventi da parte dello Stato, della Regione, di altri enti sicuramente, però i soldi vanno spesi bene. E noi, a differenza di altri comuni, siamo riusciti a destinarli, penso ai fondi della zona rossa o ad altri contributi che sono arrivati, per le situazioni più importanti e più delicate. E quindi un ultimo accenno lo faccio al sociale, dove non abbiamo mai lesinato risorse, dove tra un anno e l'altro ci siamo trovati con 1 milione di euro in più da coprire, perché certi servizi sono passati al comune e non abbiamo battuto ciglio. E anche per il 2022, per gli anni successivi, qualora se ne rappresentassero le esigenze, saremo pronti ad essere vicini ai nostri cittadini e alle nostre imprese, perché questa è la nostra missione principale: non lasciare nessuno indietro e fare in modo che tutta la città vada avanti. Grazie. Grazie assessore. Ora consiglieri,
Iniziamo la discussione sul bilancio. Consigliere Ragni, è l'intervento principale? Sì, Presidente. Prego, consigliere, 10 minuti. Grazie, buonasera a tutti. Prima di tutto mi corre l'obbligo di ringraziare sentitamente tutti coloro i quali hanno contribuito alla realizzazione di questo bilancio. In primis la dottoressa Cinzia Farinelli, dirigente del settore, l'assessore Luigi Santi, tutti gli uffici preposti ed anche tutti noi membri della maggioranza e della giunta. Con la consapevolezza, la forza e il coraggio dei giusti, andiamo ad approvare questa sera il bilancio di previsione 2022 e il piano triennale degli investimenti della nostra città, l'ultimo di questa legislatura. Mi viene un titolo da dire: investimenti record 2022, un futuro possibile. Il 2022 sarà l'anno che segnerà la fine di questa legislatura ed a dispetto di tanti detrattori e di tutto quello che si è sentito questa sera, vedrà concretizzarsi opere promesse in campagna elettorale. Chi verrà dopo di noi avrà già la strada tracciata, una strada che ha portato, sta portando e porterà diversi imprenditori ad investire anche fortemente nella nostra città. Come è successo anche negli anni precedenti, la nostra amministrazione si è sempre distinta per investimenti nei lavori pubblici. A noi, quando abbiamo iniziato, avevano lasciato il TRC. Sono convinto che le scelte fatte da questa maggioranza fra qualche anno saranno da volano ad una sicura crescita economica e sociale dell'intera città. Cambiandone la cartolina, Riccione sarà diversa, sarà più bella, sarà più attraente. Questo merito lo vogliamo prendere tutto, perché quasi mai le promesse elettorali vengono poi mantenute. E noi questo lo abbiamo fatto con orgoglio, passione ed amore per la nostra città, non mettendo mai le mani in tasca ai riccionesi, anzi si è diminuito il carico fiscale locale come nessuno in provincia. Non possiamo dimenticarci che siamo ancora dentro la pandemia, che ha portato sicuramente difficoltà nella realizzazione delle opere pubbliche a tutti i comuni e a tutti gli enti. Tutto quanto stiamo vivendo dall'ormai famoso febbraio 2020 ci fa riflettere ed affermare che purtroppo nulla sarà più come prima, e questo lo vediamo quotidianamente. Anche il bollettino di oggi fa paura. Questa premessa per affermare che il bilancio che questa sera andiamo ad approvare è ancora una volta coraggioso ed in aiuto di cittadini ed imprese. Lo andremo ad approvare entro l'anno e lo andremo ad approvare, qui mi ripeto ancora volutamente, senza mettere le mani in tasca ai riccionesi. Le priorità in esso contenute partono dal sostegno sociale importantissimo in momenti così difficili, pertanto abbiamo aumentato i fondi al settore servizi alla persona e alla famiglia, implementeremo gli interventi sull'emergenza abitativa, sul sostegno educativo, sugli aiuti ed accresciamo il fondo affitti e gli aiuti destinati ai minori. Implementeremo gli investimenti nella sicurezza urbana con nuove attrezzature e sicuramente più personale per la nostra polizia locale. Confermeremo il forte impulso alle opere pubbliche ed al turismo, elemento economico determinante per Riccione che mette in circolo tutta la nostra economia. Il bilancio di previsione triennale è complessivamente di circa 172 milioni di euro. Per il programma triennale delle opere pubbliche, la previsione di investimento nel 2022 è di oltre 28 milioni di euro. Voglio ricordare i principali interventi: la prima parte della riqualificazione dell'area portuale, la riqualificazione della zona compresa tra via Finale Ligure e via Cortemaggiore, la riqualificazione di viale San Martino, la realizzazione dell'ultimo tratto del lungomare Gote, la riqualificazione del quartiere Spontricciolo, la realizzazione dei sentieri naturalistici del Rio Melo e del Torrente Marano, interventi agli impianti sportivi con il rifacimento del manto al campo di gioco dello stadio comunale Italo Nicoletti, la manutenzione straordinaria di molte strade della città, Viale Verdi, Viale Tagliamento, Viale Venezia, eccetera. Si completano le scuole, il teatro, il museo, il Viale 19 Ottobre e le nuove palestre in fase di realizzazione. Ma soprattutto confermiamo tasse invariate rispetto al 2021 e quindi ridotte rispetto ad inizio legislatura. Abbiamo i conti in ordine ed investiamo per rendere ancora più bella Riccione. Sono per noi chiari gli interventi da intraprendere nei prossimi anni, a partire dal porto o dal progetto di distretto Ceccarini, firmato dallo studio dell'architetto Boeri,
la riqualificazione dei luoghi della cultura e dello sport già progettati e i quartieri della città. Reinvestiamo in modo cospicuo i proventi delle concessioni edilizie nelle opere pubbliche. Al netto di tutto ciò, però, voglio affermare con forza che quando si lavora facendo squadra, non lasciando nulla di intentato in ogni azione, i risultati sono tangibili e ci fanno guardare al futuro con più ottimismo, perché la nostra è una visione sicuramente liberale, che guarda con umiltà ma con coraggio al bene comune, in linea, lasciatemi dire, con il DNA della Lega di Salvini Premier, che mi sento onorato di rappresentare in questo consesso. Colgo l'occasione per porgere a tutti voi e ai vostri familiari i migliori auguri di un sereno Natale per un 22, speriamo migliore. Il nostro voto è chiaramente favorevole. Grazie. Grazie, consigliere Ragni. Ci sono altri consiglieri? Nessuno vuole intervenire, consiglieri? Chiudo la discussione. Consigliere Andruzzoli, è l'intervento principale? Sì, signor Presidente. Prego, 10 minuti. Grazie. Vorrei concentrarmi su un paio di aspetti, su questo bilancio di previsione e in generale sulle pratiche che stiamo affrontando in questa discussione, per far capire in primis ai cittadini perché non può trovare in me un accoglimento questa proposta di bilancio di previsione. La causa principale è nelle fonti di finanziamento che vengono delineate in questo bilancio di previsione, e mi riferisco in principal modo ai proventi dallo sblocco delle riserve sovrapprezzo che il Comune richiede a GEAT a seguito dell'operazione di conferimento delle azioni di Romagna Acque, soprattutto. Risorse ingenti che vanno a finanziare non delle opere strategiche di lungo periodo, per cui magari può anche aver senso immaginare di fare a 6 mesi dalle elezioni operazioni di gestione straordinaria sulle partecipate. In questo caso no. Avete avuto 7 anni di tempo per mettere anche in campo, come dire, quegli investimenti. Non l'avete fatto. A me poi pare poco serio vedere quest'anno, se si guardano gli andamenti delle risorse destinate agli investimenti degli anni passati e quelle anche degli anni futuri, che non siano 2022 ma 2023-2024, vediamo che nel 2022 c'è una spesa stratosferica, no? E allora viene da chiedersi, ma perché proprio il 2022? È chiaro che il tentativo è quello di mettere in scena, diciamo, l'atto finale prima di doversi confrontare con il voto dei cittadini. Però a me quello che preoccupa è il fatto che non è corretto agire in questo modo. Io non lo ritengo corretto, non ritengo corretto fare quell'operazione che avete messo in campo con le azioni di Romagna Acque, non lo ritengo corretto perché è un'operazione che non è coerente con quello che dite di voler fare anche delle partecipate, soprattutto di GEAT. Cioè, GEAT oggi fa di tutto, dai servizi cimiteriali alla gestione del patrimonio dell'edilizia popolare, alla gestione del verde, alla manutenzione delle strade. Da oggi gestisce anche la partecipazione di Romagna Acque, però il Comune si tiene un'azione perché vuole continuare anche lui a stare nel consiglio, nell'assemblea soci. Beh, non mi pare molto coerente. Cioè, se, come avete anche ventilato, c'è l'idea di fare di GEAT o comunque una holding di partecipazioni per detenere queste partecipazioni, può essere anche qualcosa che può essere preso in considerazione.
ma va fatto con criterio. A me pare invece che, siccome avevamo bisogno di quei denari che non erano liquidi, abbiamo cercato lo strumento per rendere liquido un asset che non era liquido, perché quando avete provato a vendere sul mercato il pacchetto azionario di Romagna Acque, nessuno l'ha comprato. E quindi quello è un patrimonio illiquido che ad oggi è ancora illiquido, ma per farcelo pagare abbiamo dovuto utilizzare una strategia societaria di gruppo all'interno con GEAT per farci distribuire quelle somme da riserva sovrapprezzo. È chiaro che i cittadini questo meccanismo fanno fatica a capirlo, perché magari per chi non è addetto ai lavori può risultare anche un po' complicato, ma è un'operazione che non è assolutamente opportuna farlo. E poi per fare cosa? Per finanziare quel piano delle opere pubbliche che avete presentato prima? Io personalmente non sono d'accordo. Personalmente non lo ritengo opportuno, lo ritengo politicamente scorretto. Lo ritengo anche, permettetemi, pericoloso, perché tra l'altro che motivo c'è di fare queste operazioni e di mettere comunque anche in pericolo in futuro una società come GEAT, perché così stiamo agendo in maniera schizofrenica su di essa? Cioè, larga parte di questo bilancio di previsione nella parte investimenti si basa su questa operazione che avete fatto. Un'operazione che, ribadisco, sbagliata. Se questo è quello che l'assessore Santi definisce la corretta gestione dei soldi dei cittadini, io non sono per niente d'accordo. Questa non è, a mio avviso, corretta gestione del patrimonio che appartiene ai cittadini. Poi voglio fare un'ultima analisi. Io penso che questa città abbia bisogno di futuro. Io penso che in passato si sia ragionato sul futuro. Vi siete trovati una città che era impostata sul futuro. Perché al di là della polemica su quello che ci piace o non ci piace, così, vi siete trovati una città che era in grado di ospitare gli eventi sportivi di prim'ordine, stadio del nuoto, tutti gli impianti sportivi, sono stati fatti pensando al futuro, un futuro che oggi viviamo nel presente, perché siete stati in grado di ospitare in questa città degli eventi sportivi di prim'ordine, perché qualcuno quel futuro l'ha pensato. In questi 7 anni io penso che si sia pensato poco invece al futuro, e purtroppo quello di cui c'è bisogno è di rimettere la città nel futuro. Un futuro che io purtroppo nella vostra azione amministrativa non vedo l'orizzonte. A parte qualche master plan, sì, ok, ma voglio dire, quegli investimenti avremmo dovuto metterli in campo 2 giorni dopo il vostro insediamento. Tutto questo non c'è. C'è un altro aspetto che a me un po' è la cosa anche che preoccupa di più in questa città. È che questo, che in realtà, a mio avviso, l'azione politica di questa amministrazione ha creato uno scollamento nella nostra comunità cittadina. Io non vedo, purtroppo, tutta questa unità nella nostra comunità, e questo è una cosa grave. È una cosa grave perché una comunità, al di là della divergenza delle opinioni politiche, si deve tenere insieme. E la nostra comunità oggi, purtroppo, non si tiene insieme così fortemente. Ci sono attriti che sono stati dalla politica portati a livelli altissimi. Ci sono frizioni all'interno del nostro tessuto cittadino che non fanno bene al futuro che dobbiamo immaginare, e dobbiamo andare avanti. Ma come diceva l'assessore, il bilancio di previsione è l'atto politico più importante. Ecco, è l'atto politico che deve creare quell'unità di intenti nella città.
anche di discussione, se volete, che può essere anche aspra sui temi, su quelle cose, ma ci vuole sempre un senso di comunità. Un senso di comunità che in questi anni, mi spiace dirlo, a mio avviso si è perso. Grazie Presidente, ho concluso. Grazie Consigliere Andruzzoli. Sono altri interventi, consiglieri? Non essendoci altri interventi, consiglieri e consigliere Vescovi, prego. 5 minuti. Grazie Presidente. Vorrei dare un po' di concretezza sulle pratiche migliori a cui avremmo potuto attingere nel parlare delle politiche di bilancio e nel riallinearsi un po' anche al ragionamento che ha fatto il consigliere Andruccioli, molto preciso e puntuale, sulla capacità nelle politiche di programmazione di bilancio e di previsione di bilancio di saper costruire e leggere il futuro. E nel fare questo tipo di riferimento parto da una questione molto concreta che è sulla stampa locale di questi giorni. Nel comune di Rimini, a noi vicino, nei prossimi 3 anni 710 famiglie per ogni anno non pagheranno il nido. Retta azzerata. In un mix di eliminazione della retta per redditi ISEE anche importanti, perché stiamo parlando di redditi ISEE da 26.000 euro, che è derivante dai contributi della regione e i contributi ministeriali. Un'azione che l'amministrazione comunale riminese ha fatto guardando le famiglie, quindi i soggetti che da questo punto di vista hanno i maggiori impegni economici nella costruzione del futuro dei loro figli, andando ad intervenire al di là della prosopopea delle parole su qualcosa che concretamente incide moltissimo sulla capacità di spesa mensile di quelle famiglie. E vorrei paragonare questo tipo di intervento invece alla assoluta inconsistenza del continuo richiamare da parte di questa amministrazione l'eliminazione della tassa dell'IRPEF. Chiariccione vale 244.000 euro, 7 euro per ogni cittadino. La regalia di cui l'assessore Santi continua tutti gli anni, insistentemente, 5 anni a parlarci, vale 7 euro a cittadino. Questa è la grande regalia che è stata fatta in questi anni. Quindi vorrei provare a introdurre un argomento che è anche quello peraltro che ha girato sulla stampa locale di questi giorni, no? Anche in questo caso la fanfara ha suonato, ridurremo le rette dei nidi per le malattie prolungate e certificate, ricordando che il consigliere Gobbi in questo consiglio comunale, non più tardi, forse dell'anno scorso, in fase di approvazione del bilancio di previsione, aveva già fatto una proposta in quella direzione che la maggioranza ha bocciato per poi andare a recuperare in modo assolutamente peggiorativo e con colpevolissimo ritardo in occasione ancora una volta dell'avvio di campagna elettorale. Certo che rispetto ai vicini di casa non fate una gran bella figura, quelli la tolgono la retta sul nido e voi semplicemente chiedete una certificazione di malattia prolungata per ridurla, quindi insomma non è che ne usciate proprio tanto bene. Così come non se ne esce tanto bene a sentire il sindaco che richiama le lungaggini sulle opere pubbliche a causa del Covid. Oh, ma mentre qua si stava a spostare le cifre dalla casella del 2019 al 2020, dal 2020 al 2021, dal 2021 al 2022, delle opere di ordinaria manutenzione che sono asfalti e marciapiedi nei quartieri, a Rimini hanno rifatto la città, il Parco del Mare, il centro cittadino, hanno riavviato e aperto contenitori culturali come se non ci fosse un domani, dando una prospettiva e una visione alla città, tutto durante il Covid, perché i cantieri sono andati avanti, perché i cantieri non si sono mai fermati. E mi aggancio come ultimo passaggio anche al tema degli oneri di urbanizzazione, perché anche qui la fenomenologia riccionese della maggioranza, no? Racconta di chissà quali interventi e investimenti. Uno, Riccione è una città che attira da sempre investimenti dei privati. Non è che gli investimenti dei privati a Riccione sono arrivati 5 anni fa.
ci sono stati sempre. In aggiunta, devo dire che gli ultimi interventi sui benefici fiscali derivanti dal 90% bonus facciate piuttosto che il 110% hanno motivato molto le persone e le imprese ad investire sul proprio patrimonio edilizio. Ed è un volano di cui non si può tenere non tenere in considerazione. Ultimissimo passaggio sulla famosa destagionalizzazione di cui ha parlato l'assessore Santi. Che sia chiaro, l'investimento degli eventi sul Natale è stata una buona scelta di questa amministrazione. Non va assolutamente negata questa cosa. Però alla conta dei fatti, assessore Santi, per quanti alberghi possano stare aperti, e da questo punto di vista è innegabile che il Covid abbia dato una grande mano al turismo italiano in questi 2 anni, il numero di presenze che genera il Christmas Star non è nemmeno lontanamente paragonabile alle presenze turistiche generate dal Palacongressi e dall'impiantistica sportiva di questa città. Non è nemmeno lontanamente paragonabile. Dopodiché crea brand reputation, va benissimo, crea appeal intorno a Riccione. Avete fatto un buon lavoro con gli eventi del Natale, però non parlate di eventi del Natale quando parlate di destagionalizzazione, perché è un pezzettino che si è aggiunto ad un consolidato che già esisteva. Ora, le cose tecniche le ha spiegate il consigliere Andruccioli, ma queste annotazioni andavano fatte senza meno, perché tutta la struttura di bilancio racconta di una giunta che sta a muovere soldi da una casella all'altra, da un capitolo di spesa all'altra, semplicemente per assecondare le richieste che arrivano dalla città o da parte della città in modo del tutto destrutturato, disorganico e disomogeneo, fuori da una visione complessiva di città, anche sulle politiche sociali, dove i nostri vicini di casa ci hanno sorpassato bellamente. Perfetto. Ha concluso, consigliere? Grazie mille. Ci sono altri interventi, consiglieri? Non essendoci altri interventi, non ci trovo più nessuno, perfetto. Assessore, vuol replicare? No, grazie Presidente. Perfetto, grazie. Assessore, Sindaco, vuole intervenire? Sì, grazie. Prego. Allora, volevo iniziare subito con i ringraziamenti. Ringrazio il dirigente Cinzia Farinelli, che è con noi collegata in Consiglio Comunale, e attraverso lei voglio ringraziare tutto il suo settore, perché veramente hanno svolto un lavoro puntuale, preciso, e non solo oggi ma durante tutti questi anni, e ci hanno veramente permesso di essere sempre puntuali e precisi sia nella riscossione sia nelle spese sia in tutte quelle che sono state per l'appunto le occasioni che ci siamo appunto goduti in questi anni. E ringrazio in modo particolare anche per averci sempre permesso di arrivare alla discussione del bilancio entro l'anno. Ringrazio poi i cittadini riccionesi, perché sono loro quelli ai quali noi ci rivolgiamo sempre e comunque nella predisposizione del bilancio, perché sono, come dicevo prima, coloro che ci consegnano tante risorse e alle quali noi vogliamo comunque sempre pensare quando elaboriamo i capitoli di bilancio, perché non è così scontato ciò che abbiamo realizzato in questi anni, dove per l'appunto la partecipazione dei cittadini e degli operatori alla spesa pubblica e alla gestione della cosa pubblica è stata esemplare e veramente ampia, perché la riscossione ha raggiunto delle cifre veramente soddisfacenti e ci ha appunto permesso di ridurre conseguentemente il carico a carico dei cittadini, perché se tutti pagano possono per l'appunto pagare tutti meno. Volevo poi, prima di dare 2 risposte al consigliere Vescovi, parlare della GEAT. Il consigliere Andruccioli mi ha chiamato
mi ha richiamato alla necessità di tante puntualizzazioni sull'operazione GEAT. È di qualche giorno fa, per fortuna, la bella riunione che abbiamo per l'appunto svolto in GEAT, cogliendo l'occasione anche dei saluti per le festività, dove abbiamo condiviso con tutti i dipendenti e con la governance della GEAT l'ottima operazione che stiamo facendo in questi anni con GEAT, perché su GEAT noi ci crediamo. Con GEAT abbiamo potenziato tanti servizi, perché ora possiamo veramente dire che è una società che è un braccio armato per arrivare a soddisfare i bisogni dei cittadini. Abbiamo ampliato le loro funzioni, perché non vorrei ad esempio dimenticare la gestione del patrimonio pubblico delle case popolari, che ha trasformato la gestione anche in Acer e anche nella provincia di Rimini, perché ora non c'è il monopolio, ora si comincia a ragionare con più soggetti, ora si comincia finalmente a ragionare per il bisogno dei cittadini. E su questa partita, come ben sappiamo, ci abbiamo giocato la faccia, perché era una partita completamente nuova, sulla quale abbiamo chiesto tanto sforzo da parte di GEAT e per la quale abbiamo condiviso con loro tanta soddisfazione. Così come nuova era la partita relativamente al potenziamento economico-finanziario di GEAT attraverso la gestione nella partecipata della partecipazione di Romagna Acque. Credo che il Partito Democratico ci abbia provato in tutti i modi, non per ultimo organizzando una riunione con la CGIL, dove addirittura è andata a raccontare ai dipendenti di GEAT che avremmo licenziato tutti, spolpato la società e chiuso GEAT. Beh, questo non succede, non succederà mai, perché l'operazione con la quale per l'appunto abbiamo convogliato in GEAT le azioni di Romagna Acque sarà solo una operazione volta a potenziare la patrimonialità di GEAT e a permettere per l'appunto a GEAT di avere maggiore capacità, maggiore risorse e soprattutto una migliore performance nelle risposte ai cittadini. Noi abbiamo condiviso in questa riunione la volontà oltremodo di far convogliare in GEAT altri servizi, come ad esempio la realizzazione dei nuovi contenitori apparcamento, così come altre e diverse opportunità che hanno veramente soddisfatto tutto il parterre che lavora con noi in GEAT. Per quanto riguarda le riflessioni che ci ha, diciamo, portato in consiglio il consigliere Vescovi, vorrei ricordare che se il Comune di Rimini ha deciso di arrivare ad un nido gratuito investendo 700.000 euro, voglio ricordare che l'addizionale IRPEF a Rimini pesa 9.600.000. Quindi diciamo che il Comune di Rimini ha fatto una scelta legittima e assolutamente riconoscibile, ma è inutile regalare, tra virgolette, un servizio che pesa 700.000 euro quando poi riscuote dagli stessi cittadini oltre 9 milioni di euro. Non è la nostra politica, noi applichiamo zero di addizionale IRPEF a prescindere da quello che ne era il peso o di quello che potrebbe essere nel peso, proprio perché la nostra è una filosofia diversa, dove i servizi a domanda individuale devono essere corrisposti ad un equo compenso, e le riduzioni che abbiamo applicato con le 31 fasce di canone credo che siano corrette e precise, mentre l'addizionale IRPEF indistintamente applicata a qualsiasi reddito sia dal nostro punto di vista una gabella
che bisogna assolutamente evitare ai cittadini, perché occorre, per sollevare l'economia, lasciare assolutamente ai cittadini le risorse che possono essere utili per l'appunto a far girare l'economia. Per quanto riguarda la battuta sugli oneri di urbanizzazione, io direi che evidenziare tra il nostro bilancio e il bilancio del Comune di Rimini, che mi dispiace che ci sia questa volontà di andare a contrapporre, ma vengo chiamata, quindi credo che sia opportuno a favore di tutti questa delucidazione, il nostro bilancio che rappresenta una città che è florida dal punto di vista immobiliare, porterà 4 milioni e 2 di oneri di urbanizzazione incassati, e non certamente per i bonus del 90%, perché per quello non si pagano oneri, ma assolutamente per delle riqualificazioni, delle rigenerazioni che sono il frutto della variante urbanistica che ci siamo regalati sin dal 2015, dove per l'appunto al cittadino che interviene regalando alla comunità un immobile più sicuro ed energeticamente migliore, viene concessa un aumento di cubatura fino al 20%. Gli oneri di urbanizzazione che incassa il Comune di Rimini, che non mi pare essere un comune che non sia nella classifica di quelli turistici tra gli ultimi, anzi è sicuramente uno tra i primi, è di 6 milioni e 3. A voi la valutazione di queste partite, a voi la valutazione di questi numeri. Incasso però i ringraziamenti sul Riccione Christmas Star. Abbiamo lavorato bene sul Natale, grazie consigliere Vescovi, lo sappiamo bene perché ci viene riconosciuta da tutta la città, ma soprattutto ci viene riconosciuta dai nostri operatori e dai nostri turisti. Sono ormai lontani i Natali del 2013, dove il Ceccarini era completamente deserto, sono ormai lontani quei Natali dove non vi era alcuna presenza della città di Riccione nel panorama turistico invernale, e sono ormai lontani per l'appunto quei Natali dove occorreva correre in qualche comune vicino per avere qualche luminaria accesa. Ora Riccione nel Natale è presente, non è una vacanza di risulta, ma è una vacanza di ricerca, è una vacanza di scelta, e la presenza media nel periodo natalizio è di 4,5 giorni rispetto addirittura ad un periodo estivo. Quindi credo che aver lavorato bene in un periodo dell'anno come quello di Natale sia riconosciuto, appunto, come è stato detto dai consiglieri, da tutti. È indiscutibile e resterà assolutamente presente in questa nostra realtà, perché la città di Riccione merita luce, merita ribalta e merita investimenti volti a mantenere alto il proprio nome. Grazie. Grazie sindaco. A questo punto passiamo alle dichiarazioni di voto, una per ciascun gruppo, perché ancora non è intervenuto. Quindi consiglieri, prego, chi vuole intervenire, chi non è ancora intervenuto può farlo. Questo ci dice il regolamento. Non ci sono dichiarazioni di voto. Consigliere Gobbo. Presidente, se possibile, grazie. Sì, guardi, consigliere Del Bianco, ora se è parlato consigliere Gobbi, poi do la parola a lei. Consigliere Del Bianco. Va bene. Consigliere Del Gobbi, prego, 2 minuti. Sì, grazie Presidente. Il gruppo, il voto del mio e del mio gruppo è contrario, è fortemente contrario al quest'ultimo bilancio di previsione che andate ad approvare. Ma non è contrario per una questione ideologica o di parte, bensì, oltre alle motivazioni che hanno già illustrato sia Sabrina Vescovi che Cristian Anduzzoli, al fatto che io qui di previsione, di slancio, di una città del futuro non vedo nulla. Voi avete messo delle coperture relative solo a, ripeto, manutenzioni ordinarie fatte sul 2022, ma nulla di prospettiva. Nulla di prospettiva come purtroppo in questi anni.
Ci sono anche altri elementi che purtroppo, anche qui mi duole sottolineare, ma che non vengono minimamente presi in considerazione, non sono stati presi in considerazione in questi anni, perché il Viale Ceccarini è stato al centro del dibattito di questa sera. Se si vuole fare veramente una politica sul Viale Ceccarini dove si vada a premiare un'economia di qualità e un'economia produttiva e colpire l'economia di rendita, questa amministrazione, come io già dissi già da qualche anno, avrebbe dovuto mettere in campo un regolamento, come hanno fatto comuni virtuosi che hanno un'eccellenza turistica come la nostra, e che vada appunto a dare una premialità fiscale a chi dimezza gli affitti, vada a contrastare l'insediamento sul viale di alcune categorie merceologiche. Solo così si può pensare di ripristinare un brand su Viale Ceccarini importante, assieme oltre a un intervento strutturale che non c'è stato. Questo è solo per fare un esempio del come io sono d'accordo sul fatto che il prodotto Riccione Christmas Star vada protetto e difeso anche dalle amministrazioni che verranno, ma non mi potete venire a raccontare, non potete raccontare ai riccionesi che è questa l'unica cosa sulla quale Riccione può fondare il proprio futuro, perché ormai tutti i comuni hanno un prodotto relativo al Natale, ma tutti, ce l'hanno tutti, e anche destinazioni non turistiche. Per cui io ancora veramente mi meraviglio come questo dibattito rimanga di un livello talmente basso e non si abbia una prospettiva sul futuro, che è inquietante, è molto inquietante. Tralascio tutto il resto perché purtroppo non ho tempo, vi chiedo solamente di avere un'attenzione anche sulle politiche del lavoro, perché anche sulla qualità e sulla formazione del lavoro e sulle competenze lavorative che qui mancano, purtroppo andrebbe fatta un'analisi e un ragionamento serio che questa amministrazione non è stata in grado e non ha voluto fare. Chiudo col voto contrario del nostro gruppo. Grazie consigliere Gobbi. Consigliere Del Bianco, si era prenotato lei. Sì, grazie. Approfitto di questo momento intanto per augurare a tutti le migliori cose per questo Natale, onde dimenticarmi poi. E volevo partire da due riflessioni molto brevi, perché chiaramente il tempo è poco. Riprendo alcune parole del sindaco. Non era scontato, l'ho detto un paio di volte. Io aggiungo, mi unisco anche io ai ringraziamenti che spesso, anzi sempre, vengono rivolti al settore che bilancio. Perché, parafrasando il sindaco, non era scontato che si chiedesse ai nostri tecnici di costruire un piano all'inizio della legislatura che non stava in piedi, non era scontato immaginare dei valori circa le partecipazioni immobiliari da vendere, che poi sono state svendute, che poi non sono nemmeno state ancora vendute, quindi non era scontato costruire quel progetto. Non era scontato nemmeno pensare che a fine legislatura, per una questione squisitamente elettorale, per una programmazione totalmente sbagliata del cronoprogramma delle opere pubbliche, avvalersi di operazioni di finanza straordinaria, quindi svendere patrimonio pubblico per fare opere di ordinaria amministrazione, come ho detto prima, perché se fosse anche possibile farlo, quello di svendere o di utilizzare gli artifici contabili, perché tali sono, per realizzare ed estrarre valore dal patrimonio pubblico, lo si dovrebbe fare per opere di straordinaria importanza per il nostro tessuto economico e per la nostra città, non per l'ordinaria amministrazione. Quindi c'è un utilizzo delle patrimoniali per invece quello che sarebbe corretto invece finanziare con fonti ordinarie. Quindi è completamente ribaltata la narrazione che questa amministrazione, questo sindaco fa di quest'ultimo bilancio di previsione. Quindi io ringrazio sì il settore che cura la finanza. Se può concludere, consigliere. Concludo. La ringrazio, perché credo che non sia facile stare dietro alla disorganizzazione di questa amministrazione e alla mancata visione, che poi costringe a fare operazioni
sostanzialmente non opportune da un punto di vista finanziario e contabile, soprattutto guardando al futuro. E quindi questo credo che sia il segno tangibile di quello che si è sempre detto: non c'è programmazione perché non c'è visione, ma c'è grande improvvisazione. Purtroppo questo lo rilevo e il nostro voto sarà assolutamente negativo. Grazie. Grazie consigliere Del Bianco. Consigliere Pullet, prego. Grazie Presidente. Esprimiamo un voto totalmente e completamente positivo. Quindi questa è la dichiarazione di voto. Fa sorridere ciò che si sente. O l'opposizione vive in un mondo da realtà parallela, oppure, secondo noi, non sta vedendo o facendo bene il proprio lavoro di opposizione. Noi siamo sempre stati convinti che il percorso che abbiamo iniziato e che stiamo proseguendo parta da una strada tracciata, e quindi il discorso finanziario, la leva fiscale, le alienazioni, tutti i discorsi che abbiamo già fatto e che abbiamo sentito dire sono completamente coerenti con la nostra visione. Quindi sentir dire da chi ha quantomeno penalizzato la città negli anni precedenti alle nostre gestioni, venire a dire queste cose sinceramente fa sorridere. E anche, l'ha detto bene il sindaco, i paragoni con Rimini non tengono. Ha ben rimarcato la sola problematica relativa agli oneri di urbanizzazione. Rimini è 5 volte più grande di Riccione circa, se noi facciamo 4 milioni e 2 di oneri di urbanizzazione, loro ne dovrebbero fare circa 21 milioni e invece ne fanno 5 milioni e mezzo, 6 milioni. Quindi non è questione che qua si fanno i lavori per il 90 e il 110 e a Rimini no, semplicemente qua c'è più spinta delle società private, delle imprese private in ragione delle normative che noi abbiamo messo in essere, delle cose che abbiamo voluto fare e che spingono una città. Questa è una città oggi in piena spinta, in pieno rilancio, lo vediamo anche da Viale Ceccarini, dove stanno continuando ad aprire locali, stiamo continuando e stanno continuando ad aprire imprese alberghiere. Questa è Riccione, Riccione che è la locomotiva della Riviera oggi come oggi. Poi se loro vivono un altro mondo parallelo, a noi spiace, ma interessa poco. Grazie. Grazie consigliere. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Non essendoci altre dichiarazioni di voto, pongo in votazione il bilancio. Ora il segretario comunale all'appello vi chiederà 6 voti, perché sono 3 pratiche e tutte e 3 immediatamente eseguibili. Ve le vado a rileggere per le pratiche, anche se lo sapete, è il programma dell'affidamento di incarichi di studi di ricerca per l'anno 2022, ricognizione delle partecipate e approvazione del bilancio di previsione. Quindi lascio la parola al segretario per le votazioni. Andruccioli. 6 voti contrari. Angelini. 6 voti assolutamente favorevoli. Pedina. 6 voti favorevoli. Boschetti. 6 voti favorevoli. Del Bianco. 6 voti contrari. Frisotti. 6 voti favorevoli. Galassi. 6 voti favorevoli. Gambetti. Consigliere, sì. Accenda il microfono. Gambetti. Ci sente consigliere Gambetti? Eccolo. Consigliere Gambetti, ci sente? Vi sento, scusa. Ok. Il suo voto, per favore?
Contraria, contraria. Quindi, allora, non so se ha sentito il Presidente, i voti sono 6 perché si tratta di votare le 3 proposte, ovvero sia il programma per affidamento degli incarichi, la ricognizione delle partecipate e il bilancio, più l'immediata eseguibilità per ciascuno di essi. Quindi si tratta di 6 voti. Non abbiamo sentito. Spingi il microfono. Accendi il microfono. Ha ragione. 6 voti contrari. Grazie, okay, grazie. Gobbi. 6 voti contrari. Imola. 6 voti contrari. Maiolino. 6 voti favorevoli. Mussoni. 6 voti favorevoli. Pellegrino. 6 voti favorevoli. Pullè. Favorevole, 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 favorevole. Ragni. 6 voti favorevoli. Ricci. 6 voti favorevoli. Rosati. 6 voti favorevoli. Ruggeri. 6 voti contraria. Testa. 6 voti favorevoli. Tonti. Non vedo più. È uscito Tonti. Tonti. Non c'è possibilità. Infatti non lo vedo collegato né. No, non sento. C'è possibilità. È uscito, quindi non c'è. Tosi, 6 voti favorevoli. Ubaldi non c'è. Vandi. 6 voti favorevoli. Vescovi. 6 voti contrari. Quindi con 15 voti favorevoli, nessuno astenuto e 7 voti contrari, il programma dell'affidamento degli incarichi di studio, la ricognizione delle periodiche delle partecipate e l'approvazione di bilancio di previsione sono stati votati favorevolmente e dichiarati immediatamente eseguibili. Ora, consiglieri, non essendoci altre pratiche all'ordine del giorno, mi permetto di augurarvi un buon Natale e un felice anno nuovo per voi e per tutte le vostre famiglie. Presidente, io devo presentare una mozione d'ordine ai sensi dell'articolo 83 del regolamento. Va bene. Richiedo che il sindaco ritiri le dichiarazioni fatte in merito alla presunta organizzazione da parte del Partito Democratico insieme alla CGIL di un incontro in GEAT nel quale si sarebbe paventato, minacciato licenziamento ai dipendenti. Qualora il sindaco decidesse di non rettificare immediatamente e ritirare le proprie dichiarazioni, procederemo per vie legali. Perché si tratta di un'affermazione diffamante e soprattutto falsa, e non è la prima volta che il sindaco mente in consiglio comunale. Io faccio riferimento, consigliere Vescovi, a dichiarazioni che ci hanno riferito i dipendenti di GEAT che per l'appunto riuniti dalla CGIL sono stati informati, la CGIL era stata informata dal Partito Democratico. Se non corrisponde al vero, chiedo scusa, non è quello che ha ritiro la dichiarazione. La ringrazio, sindaco, non è quello che ha dichiarato nella sua precedente dichiarazione. Il Partito Democratico è uscito sulla stampa, non ha organizzato nessun incontro in GEAT con CGIL, quindi questa è un'informazione falsa e gradirei che lei dicesse che ha dichiarato il falso in Consiglio Comunale. Perché si tratta di una dichiarazione diffamante nei confronti del Partito Democratico, perché non corrisponde al vero e peraltro con l'aggiunta piuttosto tendenziosa e ancora una volta falsa di ipotetiche e paventati licenziamenti in GEAT. È un fatto di una gravità assoluta che certamente non ci si aspetta da un sindaco. La ringrazio per aver ritirato. Buonasera a tutti. Buon Natale. Lo chiediamo. Grazie. Lo salve, auguri. Auguri a tutti. Auguri, auguri. Auguri a tutti. Buonanotte. Auguri a tutti. Buon Natale a voi e alle vostre famiglie. Buon Natale. E forza Inter. Sempre, Marco. Marco, soprattutto Forza Inter.
Auguroni a tutti, ciao, buonanotte.